Wewe, buonasera cari massivi e massive, benvenuti per un nuovo streaming speciale su MMO.it. Io sono Plinius e continua questo nostro format dedicato ai grandi ospiti speciali che stiamo portando su MMO.it in queste settimane. Ieri abbiamo parlato col buon Ray, ma anche stasera, come potete vedere, non sono da solo perché insieme a me c'è il buon Paolo Riberi. Benvenuto Paolo, anzitutto. Grazie, grazie, entusiasta di essere qua con te, entusiasta di essere qua a parlare di Dune, entusiasta di essere qua a parlare Esatto. del film, dell'evento culturale del momento, là. Allora, ti introduco per chi non ti conoscesse, caro Paolo. Ragazzi, Paolo Riberi è uno studioso di storia delle religioni, ha fatto studi classici e si definisce orgogliosamente nerd. Correggimi se sbaglio. Assolutamente nulla da correggere, ho un passato da gamer e un presente da gamer quando ce la fa, ma assolutamente un po' questo è il mio percorso. Niente, mi occupo di storia delle religioni, ma poi nell'ambito delle mie ricerche sono andato un po' a intrecciare quello che è il filone della cultura pop. Ho già iniziato con Matrix, con la serie TV Westworld, con Twin Bello. Peaks, e poi venendo un po' più di recente, tra una pubblicazione seria e l'altra, anche se ritengo molto seri anche questi argomenti, mi sono anche occupato della serie TV Stranger Things e adesso con il professor Genta abbiamo pubblicato I Segreti di Dune per Edizioni Esatto. Mimesis, proprio, almeno io lo chiamo Dune, ma capiamoci, Dune, come lo Adesso chiamava Frank Herbert, Ne tutto come parliamo. volete, questa roba qua. Esatto, infatti volevo introdurti Paolo Riberi, per chi non lo conoscesse, autore del libro I segreti di Dune, storia, mistica e tecnologia nelle avventure di Paul Atreides. Lo trovate su tutte le principali librerie online, compreso Amazon. E niente, linko anche il tuo. Linko il tuo libro su Amazon per chi fosse interessato. E ragazzi, stasera parleremo appunto di Dune, questo franchise che diciamo negli ultimi mesi, negli ultimi anni è tornato alla ribalta e di fatto è diventato qualcosa di pop, un'opera mainstream, però non lo è sempre stato, come ben sappiamo. E parentesi, direi che qui su MMO.it siamo italiani e possiamo tranquillamente chiamarlo Dune. A noi anche perché ci piace la pronuncia Dune, perché è anche quella più evocativa. Insomma, c'è tutto il discorso, no, su come chiamarlo, però gli inglesi, gli americani lo chiameranno Dune, però noi qua, esattamente come non diciamo London, ma diciamo Londra, quindi possiamo tranquillamente chiamarlo Dune. Che è anche più evocativo, no, per noi italiani. Assolutamente, poi garantisco già che dopo questa doverosa premessa, a metà puntata lo chiamerò Dune, tutta la No, non puntata, ti facendovi preoccupare, odiare perché la mia coerenza alle scale, ovviamente però c'è libertà di scelta. Per noi qua è Dune, mai Dune. anche Sappiate, io mi per me sono. salvo quando svarionò, così avete uno svarionometro su quante volte uscirò dal seminato. Non ti preoccupare, comunque, cosa volevo dire? Qui dovete sapere che qui su MMO.it io mi sono infognato con Dune, come non mi succedeva dai tempi del Signore degli Anelli. Ho visto i film, sto leggendo il libro, ho anche visto i vecchi film di cui parleremo più tardi nel corso della serata. Ovviamente, ragazzi, sappiate che se ci sono domande, eventualmente più tardi risponderemo anche. Di base abbiamo una scaletta. Diciamo che ci sono molti argomenti interessanti di cui voglio parlare e discutere insieme al buon Paolo. Permettetemi di iniziare subito salutando i nostri utenti. Buonasera, Juxta, Federico on Twitch e Nemilis. Buonasera, ragazzi, benvenuti. Mettetevi comodi e inizio ringraziando Juxta che si è abbonato per 7 mesi. Grandissimo, vero massivo, postumano. Devi sapere che qui su
MMO punto di vista abbiamo tutta una lore, una lore interna, Paolo, per cui sostanzialmente i follower sono i veri massivi, mentre invece quelli che oltre a followarci si abbonano anche sono i postumani, che qui crediamo nel Spettacolo. postumanesimo, tra l'altro tema perfetto con la fantascienza, quindi proprio siamo a Sì, puntino. è comunque Grazie particolare, Giu, grazie mille certo. Giuxta. Quindi buonasera ragazzi, iscrivetevi, abbonatevi, followateci che stiamo portando un sacco di grandi contenuti in questi giorni. Niente, possiamo ufficialmente iniziare. Vedete appunto in sottofondo qui su Amazon il link al libro di Paolo che vi mostro in copertina, tra l'altro con una bellissima copertina. E niente, io inizierei proprio da qui, Paolo, perché io so che tu hai dichiarato che lo scopo della tua dialettica è quello di rendere accessibili i temi alle persone, quindi le tematiche, portare le tematiche alle persone. E questa è una cosa che fai con questo libro, scritto in collaborazione con Giancarlo Genta, e di fatto nasce tutto da questa passione per Dune che. Quando è nata, ecco, io ti faccio questa domanda, però scatenati pure, ovviamente. Certo, no, no, ma è una bella domanda anche perché la mia passione per Dune nasce per molti puristi, mi direbbero nel modo più sbagliato possibile, però è così. Inizia con il film del 1984. Ah, Per ok. capirci, per chi non Ci sta. conoscesse nulla di ciò di cui sto parlando, quel film in cui Fay Drauta, l'antagonista, è interpretato da Sting, Il famoso niente film di meno. David Lynch, di cui più tardi. Esatto, Aspettate che c'ho con anche. Kyle MacLachlan a interpretare Paul Atreides, con un cast di tutto rispetto, un film molto controverso, Molto. molto oggetto di mille polemiche, dopo ne parleremo. Sì. Però io amo Lynch, amo il suo modo di fare cinema. Ho visto questo film, mi sono innamorato dell'universo di Dune e da lì ho esplorato la saga letteraria. L'hai visto in La tempi saga recenti? letteraria, perché non è solo. No, scusami, l'hai Scusami. visto in tempi recenti il film o anni fa si parla? Ok. L'ho visto una decina d'anni fa e guarda, giuro, non è, cioè, ho dei testimoni per ciò che sto dicendo, ho detto cavoli, bello, perché a me quel film è piaciuto con tutti i limiti, con tutte le polemiche che diremo, ma è piaciuto molto, mi sono sempre detto, bello, sarebbe bello che qualcuno lo raccontasse con linguaggio contemporaneo, perché Certo. questo sì che meriterebbe. E niente, poi stranamente, perché le mie profezie di norma non vanno mai in porto, questa è andata. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, appunto, mi sono letto tutti i libri della saga di Frank Herbert. Certo. Sottolineo questa cosa perché poi esistono anche delle propaggini scritte dal figlio Brian. Io mi sono occupato della saga di Frank Herbert, tutta quella massa di spin-off che è venuta dopo la conosco, ma non la amo così tanto, ecco, diciamo Certo, così. Esatto. no, giusto. Ecco, mentre sistemi il focus. Intanto vi sto mostrando il poster in Ecco, fantastico. sottofondo. E continua pure quando vuoi. È molto interessante il discorso del film di David Lynch. Poi ne parleremo meglio. Però, ovviamente, quella che di fatto è un'opera mainstream come Dune, che è diventato un franchise mainstream. Però, partendo dalle basi. Tutto nasce dal romanzo di Frank Herbert del 1965. Questa è una cosa che noi ovviamente diamo per scontato, però magari molte persone non la sanno perché di fatto il franchise è diventato pop con i film di Villeneuve, no? Di cui dopo Sì, questo parleremo. è un po' un limite del discorso perché molte obiezioni, ma più che legittime, di persone che vedono oggi il film di Villeneuve vanno in questa direzione. Il film è bello, è spettacolare, visionario, ma è derivativo, ma ricorda Star Wars, ma ricorda Avatar, ma per certi versi ricorda Alien. Verissimo, giusto, ma invertiamo i rapporti causa-effetto. Dune, o meglio Dune, esce nel 1965, quindi esce prima di tutto. Guardate, cioè, quando chiudiamo gli occhi e pensiamo alla fantascienza, pensiamo appunto a Star Wars, a Blade Runner, a Alien, a Minority Report.
Tutte cose che sono vendute dopo. Dune, che dir si voglia, esce sostanzialmente veramente in un periodo degli anni 60 in cui siamo agli inizi, nel piena guerra fredda, e diciamo che nel filone sci-fi è preceduto soltanto da Asimov. Quindi siamo veramente agli albori della fantascienza ed è sorprendente vedere come ancora oggi parla di Dune e dice: ah, caspita, è un'opera attuale che decostruisce, che in qualche modo prende Luke Skywalker di Star Wars e lo decostruisce, lo trasforma, ne fa una versione oscura. In realtà no, ha già anticipato il genere prima ancora che esistesse un vero e proprio genere fantascientifico, almeno al cinema, e ne ha decostruito degli aspetti. Quindi Dune possiamo veramente dire che è una saga visionaria, una saga spettacolare proprio perché arriva con enorme anticipo su tutto il resto e in qualche modo lo precorre e ne contiene tutto. Quindi in realtà se troviamo tanti temi familiari in Dune è perché tutti gli altri hanno copiato la Dune e non viceversa. Certo, no, assolutamente, questo è giusto dirlo. Io sto mostrando in sottofondo la copertina di una delle prime edizioni del libro di Herbert, un romanzo che è stato scritto, un romanzo che anzitutto rappresenta un capolavoro, a mio parere, della letteratura di fantascienza. E a tutti gli effetti possiamo definire Dune un'opera mondo. E come il Signore degli Anelli di Tolkien, io faccio spesso questo parallelismo, ovviamente con tutte le sue differenze, però questo lo dico, Paolo, tu, sappi che nel nostro canale sanno che io sono un fanatico del Signore degli Anelli, quindi il Signore degli Anelli, The Lord of the Rings, torna sempre, bene o male. Ripeto, ovviamente pur con tutte le sue differenze, perché il Signore degli Anelli è un'opera fantasy completamente diversa, però ci sono tanti parallelismi e a mio parere, questo ne parlavo pochi giorni fa, Dune è per la fantascienza ciò che il Signore degli Anelli è per il fantasy. Un po' diverso perché poi potremmo dire che nella fantascienza c'è stato anche il ciclo della fondazione di Asimov, tutto vero, però Dune comunque rimane un pilastro, no, per il genere science fiction. Assolutamente. Poi c'è questa idea appunto che tu hai accennato dell'opera mondo. In qualche modo Dune non, a differenza del ciclo della fondazione, che troviamo datato adesso nella serie Apple TV Plus, quella No, non l'ho visto. di Goldberg, Non l'ho visto. che è oggetto di mille discussioni, mille questioni, poi quella. Ma il punto è che il romanzo, il ciclo di romanzi di Asimov non coincide con quello che vediamo sul piccolo schermo, No. perché non nasce con l'idea di tratteggiare un universo. Quindi io tendo un po' a scusare gli autori della serie TV comunque, perché in qualche modo si fissano alcuni punti, alcuni paletti e il resto viene lasciato un po' lì, perché c'è una grande idea di fondo di Asimov che intuisce, traccia delle linee guida che si susseguono anche con secoli di distanza, ma non c'è l'ambizione di raccontare ogni dettaglio, di creare quello che oggi definiremmo un universo narrativo. Herbert invece parte a tavolino, impiega 5-6 anni di studi approfonditi in tutti gli ambiti dello scibile della sua epoca, passa veramente dal misticismo arabo alle tecnologie più stravaganti, mettendo insieme anche appunto psicanalisi, veramente tutto ciò che era d'attualità all'inizio degli anni 60 per creare un universo. Lui parte e crea un'opera mondo, al punto tale che Herbert, a differenza di molti altri scrittori contemporanei, scrive Dune, o meglio, scrive la saga di Dune, ma non si dedica altro. È veramente un'opera mondo, ma anche un'opera vita, perché in qualche modo consacra la vita Sì. del suo autore che infonde lì tutto ciò che tutte le sue studi. Sì, no, giusto. L'autore ha dedicato la sua vita a Dune, a Lifetime, come dicono gli inglesi, no? Io sono d'accordo con quello che hai detto, anche perché trovo che il grande pregio di Dune, cioè ciò che veramente la fa svettare come opera,
non è tanto la scrittura, cioè il modo in cui è scritto, perché vi dico la verità, a livello di scrittura è anche un po' difficoltoso, non è proprio scorrevole, no? Io sto leggendo in questo momento, tra l'altro ho preso questa edizione degli anni 90 con la copertina, molto bella, davvero molto figa, mi piace molto. E devo dire, è anche tradotto bene in italiano, cioè non è una questione di traduzione fatta male o altro. E che comunque è una lettura abbastanza difficoltosa, abbastanza pesante in certi punti. Quindi secondo me il pregio di Dune non sta tanto nella qualità della scrittura, anche perché da quel punto di vista ci sono opere superiori, ma proprio nel world building. Cioè il world building di Dune è pazzesco, perché veramente ti tratteggia un universo con tutti i suoi dettagli, a livello di fazioni, casate, filosofie, visioni diverse del mondo, politica, e in particolare ciò che a me fa proprio impazzire di Dune come franchise, ne parlavo con Askezor qualche giorno fa, a me piace proprio da morire quest'idea del medioevo fantascientifico, di questo medioevo dello spazio, no? Perché alla fine Dune è sì fantascienza, però al tempo stesso è feudale, cioè tutto l'universo conosciuto di Dune, tutto Dune si ambienta all'interno dell'Imperium, no? Insomma, in cui ci sono tutte queste grandi famiglie che rispondono a delle logiche di tipo prettamente feudale, appunto. E quindi questo è estremamente interessante, anche tutta la questione dell'araldica, gli stendardi, i mantelli, a me piace da morire questa parte proprio feudale, medievale, e quindi ci vado a nozze con Dune da questo punto di vista. Beh, sicuramente, oltretutto sulla parte feudale, ma poi in generale su quello che tu correttamente hai chiamato il world building di Sì. Dune, ho dedicato tutta la cosiddetta parte prima, no? Però ho diviso in due parti questo saggio e esordisco proprio con un capitolo sull'universo feudale, che poi va a espandersi con mille dettagli legati anche alle culture e alle religioni dei Fremen e cosa ci sta dietro storicamente. Il medioevo di Herbert è un medioevo particolare, perché è un medioevo che da un lato è precisissimo, abbiamo araldica, sigilli, ma anche i titoli stessi. Non è un caso che il padre di Paul Atreides sia un duca, mentre il gigantesco villain della saga sia un barone. E anche se al cinema non l'avete visto, la figura fidata dell'imperatore è un conte, il conte Asimir Fenring. Marito, per capirci, del personaggio interpretato al cinema da Lea Seydoux, Lady Fenrig. la Certo. quindi l'orizzonte feudale è costruito alla perfezione. Al tempo stesso, ci fosse qua Alessandro Barbero, ci direbbe assolutamente no, ma perché si ricostruiscono le strutture del feudalesimo, ma lo si calca. Siamo negli anni 60, c'è anche un voluto gioco da parte dell'autore sul tema, sul topos tipico del Medioevo come età oscura. L'universo di Dune è un universo cupo, è un universo oscuro, è un universo in cui nessuno di noi vorrebbe vivere. In qualche modo potremmo definirlo post-apocalittico e potremmo definirlo distopico. In qualche modo è sparita la democrazia, ci sono complotti, intrighi, violenza. È un universo non ottimistico da nessun punto di vista. Io non so quanto si possa fare spoiler sul film. Posso farlo? Per me potresti andare a ruota libera. Forse per i nostri Ma utenti magari è meglio di no. no. Diciamo, il secondo film è meglio di no perché Sono è appena generico. uscito. È appena uscito. Sto volutamente Sì. generico. Non è detto che nella saga di Dune il bianco sia bianco e il nero sia Ah, ma nero. Non certo. esiste un'idea, una contrapposizione bene e male come troviamo in opere quali Star Wars. Ecco, non è detto, il concetto viene approfondito molto nella seconda parte, ma non entro nel secondo Sì. film, ma in qualche modo ci sono tante sfumature di grigio, ecco. È un universo cupo, sporco. Ed è un universo che ha tantissime suggestioni. Adesso questa sera non voglio dilungarmi troppo, ma da storico delle religioni nel world building di Dune entra un po' di tutto. Entra la mistica islamica, entrano i Vangeli apocrifi, entrano la guerra tra gli ebrei e Roma. C'è anche un discorso di Caucaso del 1800, tutti i termini.
militari che ricorrono nella saga di Dune, dal coltello di Paul Atreides al Siege Tavern, a tutta la terminologia e il lessico della saga di Dune, fanno riferimento a una particolare guerra che è stata combattuta nell'Ottocento. Quindi veramente c'è di tutto, è un universo, c'è una chiave di lettura psicanalitica. In qualche modo il verme rappresenta l'inconscio, Shai Hulud rappresenta l'inconscio e Paul Atreides la parte conscia, sono un doppio Certo, protagonista. Insomma, si potrebbe andare avanti per ore. È un world certo. building davvero spettacolare, stratificato, ricchissimo, polivalente. Il tentativo di questo saggio, in qualche modo, scusate, è quello di fornire una chiave di lettura. Non è esaustivo, non poteva essere esaustivo. Ho provato a scomporre degli elementi, vedere cosa ci sta dietro, come cavolo è venuta in mente a Frank Herbert un'idea del genere. Certo, no, quello che hai detto è estremamente interessante, c'è tantissima carne al fuoco, ovviamente, tutta la questione dell'inconscio junghiano, no? Rappresentato dal verme, la questione anche delle lingue. In Dune ci sono tantissimi termini che sono presi proprio dalle lingue arabe, dai berberi e in generale dai popoli dell'Arabia o comunque dell'Oriente. Tantissime cose da dire, ovviamente. Siamo d'accordo sul world building come il punto di forza di Dune. Guarda, io questa cosa mi sento di dirla tranquillamente, ma secondo me non è uno spoiler, perché poi lo spoiler, cioè lo spoiler è dirti: ah, quello muore, quello non muore. Invece qui facciamo discorsi più elevati, no? Cioè qui parliamo di a livello concettuale, a livello filosofico. E io non mi faccio problemi a dire che Dune. Come opera, anche a partire dal libro, ovviamente, è estremamente affascinante perché riprende il topos trito e ritrito del viaggio dell'eroe, no? Il classico Hero's Journey di Campbell. Però poi lo cambia, nel senso che Frank Herbert era perfettamente conosceva benissimo questo topos del viaggio dell'eroe e lo riprende volutamente, ma lo distorce, nel senso che Dune segue questo schema del viaggio dell'eroe quasi alla lettera, ma Paul Atreides non è un eroe perfetto, eroe senza macchia, non è l'Aragorn della situazione, è a suo modo un antieroe. E io sono sicuro, questa cosa la dico anche perché sono sicuro che molte persone non l'hanno capita, perché guardando il film comunque è inevitabile parteggiare per gli Atreides o comunque per Paul Atreides, no? Perché c'è molto questa parte, è molto figo, no? Anche tutte le scene a rallenti, no? Cioè ti viene da parteggiare per il protagonista. Però è più sfumato di così, perché quello, cioè Dune è proprio Dune come opera rappresenta proprio un monito su quanto sia pericoloso, su quanto sia rischioso affidarsi ciecamente a un profeta, a un messia. Ed è c'è una riflessione che è estremamente profonda in tutto ciò, che secondo me molti non hanno Sì, compreso, ecco, comunque. ma guarda, i primi a non averlo compreso, passami la polemica, i primi a non averlo Vai. Ci compreso sono alcuni registi, perché piace la in polemica. qualche modo Dune è stato portato al cinema da Jodorowsky, che ci ha provato e non ce l'ha Ah, mo fatta, c'è quello c'è e da problema. David Lynch. E mo ci arriviamo. E ora da Villeneuve. Villeneuve è il primo a aver capito questo elemento. I precedenti registi, È vero. geni assoluti, voglio essere chiaro perché siamo qua ci scannano, ma questi mostri sacri del cinema hanno pensato un sacco di cose bellissime, ma si sono persi questa nota di cui stai parlando tu. È vero. Quindi questa idea che appunto le cose siano sfumate, il tema di fondo di Herbert era proprio quella del viaggio dell'eroe come concetto ideale, come utopia, come sogno, come mito, e l'idea che in qualche modo quando il mito si cala nella realtà, ricordiamoci che Herbert scrive negli anni 60 e una ventina d'anni prima erano successe certe cose in giro per il mondo, soprattutto in Europa, quando il mito, l'ideologia, l'utopia, nel senso più nobile del termine, si cala nella realtà, succedono abomini. Vomini alla lettera per chi conosce la saga, cogliete il gioco di parole. Comunque sia, succedono delle cose tremende. E,
Il messaggio di fondo di Dune è proprio questo, quindi l'idea che anche la causa più buona può avere un suo lato oscuro, ecco, intendiamola così. In Assolutamente. qualche modo Dune è parente molto stretto della trilogia prequel di Star Wars, più Ah, che non della trilogia che è la classica. mia preferita, tra parentesi, sarò fino alla morte uno strenuo difensore della trilogia prequel contro tutti gli hater, maledetti. La trilogia prequel di Star Wars è una Sarò al trilogia, tuo è una... fianco, sarò al tuo fianco. Bravo, Anche perché allora, è chi una non trilogia vedrà. imperfetta, sono film imperfetti, ma sono film coraggiosissimi. Quindi tanto di cappello a George Lucas per ciò che ha fatto, soprattutto col terzo episodio, La vendetta dei Sith, che è un film meraviglioso. Probabilmente il film meno Star Warsiano dei film Star Warsiani, cioè quello più cupo, più dark, più bellissimo. Sì, e Dune in qualche modo segue un percorso che ha molte assonanze con questa visione. Però Certo. ribadisco, per ora stiamo parlando di Dune e siamo fermi lì. In realtà c'è Dune e c'è l'universo di Dune, perché in realtà è una saga molto. Parliamo di saga, non so, di una singola, di un singolo No, romanzo, di chiaro. un singolo film. Quello assolutamente. Guarda, prima di passare, poi dopo di Star Wars, dopo ne parleremo, però volevo restare un attimo sul punto perché è molto suggestivo quello che hai detto. Ovviamente io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Dune come opera è figlio dei suoi tempi, di quando ovviamente l'ha scritta Frank Herbert, quindi stiamo parlando degli anni 50-60, pubblicato nel 65, e ovviamente è un periodo in cui l'umanità veniva dalle due guerre mondiali, ma al tempo stesso sappiamo che era anche un periodo in cui circolavano tantissimo le droghe, l'LSD, e questo ha avuto tutta una sua influenza. C'era anche quest'idea, questa secondo me è una cosa che va capita se si vuole comprendere a fondo la filosofia e lo spirito dell'opera di Dune, cioè il fatto che all'epoca in cui è stato scritto, in quegli anni, c'era proprio questa convinzione, voi giustamente questa cosa l'avete scritta in libro, c'era questa convinzione di sbloccare la mente, cioè di aprire la mente e sbloccare nel vero potenziale, no? Come di aprire il terzo occhio, quindi la percezione. All'epoca c'era molto questa idea, quest'idea secondo cui noi uomini utilizziamo solo una piccola parte del nostro cervello, no? E quindi ci si chiedeva cosa succederebbe se noi uomini potessimo utilizzare il cervello al 100%, cioè diventeremmo degli esseri illuminati. Poi alla fine si è scoperta non essere così, a livello scientifico quest'idea è poi stata rigettata in anni più recenti, però negli anni 60 questo era lo spirito che muoveva non soltanto la letteratura, ma anche proprio la scienza, la medicina e anche le grandi superpotenze, perché gli Stati Uniti, che sono superpotenza militare e politica, avevano investito milioni e milioni di dollari in progetti di ricerca atti proprio a capire quali erano le potenzialità del cervello umano, a comprendere se si poteva sbloccare appunto queste potenzialità attraverso la telepatia, la telecinesi, e quindi sono cose storiche, ragazzi, cioè se voi informate in quegli anni veramente sono stati finanziati fior fior di progetti top secret da parte degli Stati Uniti legati a questa tematica che all'epoca era proprio un punto fisso e un chiodo fisso della società, cioè all'epoca impazzivano per sta roba qui, dico bene? Certo, è proprio quello il tema caldo, ma guarda, per evocarlo anche a chi come noi non li ha vissuti, cioè se avete presente Stranger Things, tutto è abbastanza chiaro, cioè Stranger Things è un'opera ovviamente di fantasia, è un'opera retro, ma in qualche modo ci cala in quello che è un mood di un'intera generazione. In qualche modo c'era proprio questa idea del potenziale latente, delle capacità inconsce dell'uomo che devono essere risvegliate, attivate, mettetela come volete. Questo sia in ambito scientifico, quindi pseudoscientifico, attraverso appunto un discorso di risveglio delle abilità dormienti dell'uomo, di portare il potenziale dell'uomo e della mente umana dal 5 al 100%. E dall'altra parte anche in ambito, diciamo, religioso-spirituale. Lo stesso Philip Dick, l'autore di Blade Runner, racconta proprio di un decennio psichedelico in cui ogni
La religione e ogni forma spirituale era un'ossessione, no? In qualche modo c'è stata prima l'ossessione per le droghe, droghe intese proprio come strumento di risveglio, di abilità dormienti, di psichedelia, eccetera, eccetera, e poi dopo anche un risveglio di culti religiosi, di fenomeni religiosi. Negli anni 60, ad esempio, si riscopre tutta un'idea di misticismo islamico. E quindi di potenziale latente che dorme dentro l'uomo che viene risvegliato dai mistici sufi. Ora sembra di parlare di roba strambissima e esoterica, ma tenete conto che nella saga di Dune c'è veramente un ricorrere costante. Aprite qualche pagina così per fare l'esperimento e ditemi se non vi imbattete in qualche parola araba, come dicevi tu prima. In qualche modo c'è proprio, ma non una parola araba a caso, c'è un travaso di un lessico che è proprio Sì, il è lessico vero. esoterico del mondo islamico. Quindi Il questa idea del misticismo e del potenziale appunto latente del risveglio magico dell'individuo, questo è un po' uno dei fili Com'è che si chiama la conduttori. dimensione spirituale, il Talama al Mital? Il Lam al Mital. Talama al La Lam al Mital. Mital è Talama al il Mital. mondo in cui, per capirci, anche solo per chi ha visto il film, anche perché ha visto il primo film, Ok. il mondo in cui viaggia Paul Atreides quando ha le sue È il visioni, mondo quando onirico, assume cioè l'aspetto la dimensione onirica, vede un certo. futuro. Esatto, è una dimensione che è onirica, ma in realtà è un, passatemi la citazione, un po' nerd perché andiamo nelle serie di Star Wars, ma è un mondo tra i mondi. È un universo in realtà aumentata. In qualche modo, con la Atreides vede in sincronia tutti i possibili mondi. Quindi sia tutta l'idea, se vogliamo, del multiverso, no? Dei mondi paralleli, del principio di Esatto. indeterminazione, ma anche tutti i possibili momenti nel tempo e nello spazio. Il prescelto di Dune. E questa è una cosa che nel film viene detta, ma è bene metterla bene a fuoco: l'abilità, il superpotere, se vogliamo giocarla così, di Paul Atreides, è proprio quella di essere in molti luoghi contemporaneamente. Il Kwisatz Haderach, secondo le Bene Gesserit, secondo le sacerdotesse dell'universo di Dune, è un super individuo che è in grado di essere in più posti contemporaneamente. Messa così, sembra la telepatia, o meglio, il teletrasporto. Non è questo, è No. l'idea di entrare in questo Alam al-Mithal, in questo universo in cui coesiste tutto in un solo luogo, in un solo tempo, in qualche modo l'idea di un nexus, di un nodo spazio-temporale in cui si può viaggiare un po' ovunque. Sembra un'idea stravagantissima, un po' a metà strada tra Demon Soul, Star Wars e Beh, tutto molto quello che volete, ma in esoterica. realtà. Ma in realtà è esoterica. Alam al-Mithal è un concetto che proviene dall'Islam del 200 e in particolare da un autore del 1200 che è Ibn Arabi, un maestro sufi, che afferma proprio di essersi immerso in questo Alam al-Mithal e essere Beato entrato in comunione con figure antichissime, lui. con... Eh Beato sì, lui. e giusto per capirci anche per chi ha visto soltanto il film. Questo mistico sufi, attraverso questo viaggio in questa dimensione, che non è un'altra dimensione, è la nostra dimensione aumentata in 4D, se vogliamo, avrebbe ricevuto la sua iniziazione attraverso che cosa? Attraverso la sorgente dell'acqua della vita. Quindi un altro concetto che ritroviamo nella saga di Dune. Certo. Quindi in qualche modo Dune attinge a miti e leggende che risalgono al Medioevo, anche qua, non più tanto il Medioevo feudale di cui parlavi tu prima, ma quel Medioevo che stava dall'altra parte del Mediterraneo, no? Il Medioevo islamico inteso, ormai di Islam si parla solo per radicalizzarlo, in realtà un Medioevo di Islam esoterico, di Islam spirituale, di Islam che concepisce, tanto per usare un'altra parola presente nella saga di Dune, il jihad non come una guerra santa, o non soltanto come una guerra santa, ma come una guerra spirituale, ecco, un viaggio nelle profondità dell'individuo. E Certo. quindi sì, quindi c'è tantissimo di esoterico, di spirituale, ma se vogliamo si va anche prima del Medioevo. Io nei miei saggi mi occupo spesso di Vangeli gnostici, quindi dei Vangeli apocrifi e dell'idea del risveglio del dormiente, un tema su cui, per chi volesse
Cercatevi il Risveglio di Neo, giocato proprio sull'antitesi Vangeli Gnostici e Matrix, e in qualche modo questo concetto è ben presente anche nella saga di Dune. Una voglia. Paul Atreides si risveglia soltanto al termine di un viaggio iniziatico, che molto ha appunto sia del Medioevo, ma anche del linguaggio e dei concetti dei Vangeli Gnostici. Quindi ci sono almeno 2000 anni di storia dentro quelle 2 ore e mezza del primo film e 2 ore e mezza del secondo. Quindi veramente un world building massivo, ma massivo per davvero. No, è veramente profondo, veramente stratificato. Secondo me l'hai detta molto bene prima, quando hai detto che di fatto nella Lama al Mithal, comunque quando si parla di questa dimensione onirica, lì di fatto si sta parlando del multiverso. Però il multiverso, prima che diventasse pop, prima che venisse reso mainstream dal Marvel Cinematic Universe, che io tra parentesi odio, perché lasciamo perdere, è proprio Ma la prima ancora banalità. che si parlasse di multiverso, ecco, perché multiverso è un concetto che anche io non è che sia un fan, ma entra nel mondo dei fumetti, anche penso a Crisi sulle Terre Infinite nel mondo DC Comics, no? Entra addietro, ma Sì. qui siamo molto prima. E infatti lui non parla di multiverso, Certo. fa una cosa molto più nerd, dura e puro. Parla del principio di indeterminazione di Ci Heisenberg. Cioè sta, la prende certo. scientifica, la prende veramente e lo cita alla lettera. Dice: Paul vedeva tanti possibili futuri oscillando secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg. Quindi secondo l'idea di probabilità. In qualche modo nella linea certa, retta del tempo, esiste una componente di probabilità. Paul vede tante possibili alternative. Sì. Senza spoilerare nulla, provate a guardare le visioni nel corso del film, sia il primo che il secondo sono inframmezzati da visioni della Lama al Mithal. Non è detto, ma questo basta la visione del primo film, che le profezie si incarnino. Sì. Sì, è Siamo sul vero. primo film, Paul dialoga con Jamis, con questo suo mentore, Fremen, che invece poi uccide al suo primo incontro. Questo siamo nel duello rituale alla fine del primo film. Certo, E quindi ma no, questo che dici assolutamente. Ah, cavolo, c'era una cosa che volevo dire a proposito di questo. Vabbè, mi verrà in mente tutta la questione del multiverso. Sì, va bene, comunque le visioni, e questo è chiaro. In generale, io adoro anche tutti questi riferimenti che ci sono in Dune alla mitologia, all'antica Grecia, all'idea del mito, ma anche all'antica Grecia, appunto. Io ho fatto studi classici e questa cosa si vede, si nota tantissimo in Dune, nel senso che, come dicevi tu stesso, il nome del protagonista, la casata, la famiglia degli Atreides, che è un chiaro riferimento agli Atridi, agli Atreidi, no? Si chiamavano. Quindi tutta l'Iliade, sì. l'Odissea, il mito greco, cioè è veramente una commistione ricca di spunti di riflessione, ricca di analisi, proprio da un punto di vista semiotico. Scusate se, ragazzi, sembra che stiamo parlando in modo molto, molto complicato, no? Un po' da professoroni, però queste sono cose che effettivamente esistono sia nel libro Dune che nel film Dune. C'è davvero una ricchezza di temi a livello semiotico, cioè di significato, no? Buonasera nel frattempo a tutti i Assolutamente. nostri utenti. Ask, Zoe, Max, buonasera, benvenuti. Sì, sicuramente. Cioè, Dune stesso è un'opera quadridimensionale che va presa e va analizzata sotto molte direttrici, ecco. Sicuramente, appunto, un'opera complessa al punto che Villeneuve ha detto, ha intenzione, ormai tanto lo sappiamo tutti, di fare. Anzi, è ufficiale, mi risulta che Deadline abbia dato per È ufficiale ufficiale il di terzo produrre un film. terzo film dedicato al secondo Il libro, Messia di ma Dune, che tra l'altro ce l'ho. Messia di Dune, eccolo qua, libro pazzesco, libro incredibile. Adesso, infatti, volevo chiederti se puoi dire 2 parole perché è il mio vero amore. È quello il libro di cui sono invasato, più ancora di Ne Dune. parliamo, ci E arriviamo. però poi lo stesso Villeneuve dice: da lì in avanti le cose si fanno troppo complesse. Mi pare abbiamo parlato di troppo Ha detto esoteriche. troppo esoteriche, sì, troppe Sì, sì, troppo. Ma metafisiche. perché la saga di Dune è vastissima, quindi non
È inutile tentare di ridurla a una cosa normie, a una cosa mainstream, a una cosa semplice. Dune non è il Marvel Cinematic Universe, lo Meno dico male. volendoci probabilmente più bene di quanto gliene vuoi tu, Ma ma sicuramente, in ogni caso è un'opera complessa, ma perché è un'opera letteraria, ribadisco, dietro c'è il lavoro di una vita intera, quindi cazzo, ovviamente. guarda. Assolutamente. Ecco, Dune. Giusto per capirci, appunto, una saga letteraria, è un'opera strutturata in più titoli. Io non so, provo a bozzare due lineamenti, no? Il primo romanzo di Dune di Herbert esce nel 65, l'abbiamo detto, ed è un'opera da circa 650 pagine. Quest'opera è veramente problematica a livello di adattamento perché è densissima. Questo volumone, che poi non è così immenso, Ah no, ma è denso. rispetto al Signore degli Anelli è nulla, però sì, è densissimo. E sì, ma infatti anche il Signore degli Anelli, inteso proprio come il Signore degli Anelli, non come la Compagnia del... Sono appunto libri voluminosi, ma al di là della massa, proprio della densità, della quantità di concetti, di personaggi, di elementi, che non sono possibili, non si può semplificare più di tanto. E quindi il grande dilemma, a mio avviso, è sempre stato il tentativo di adattare l'intero libro con un solo film. È questo che ha sancito un po' il disastro di Lynch, il film degli anni Ottanta. Certo. In qualche modo hai fatto un bel paragone con Signore degli Anelli. È come se, e Warner Bros. Ovviamente ci aveva pensato, si fosse tentato di adattare l'intera saga in un film solo o Certo. in un paio di film. L'idea Chiaro. che era stata proposta a Peter Jackson all'inizio era proprio quella, perché E poi Peter Jackson, Warner Bros. In uno meno male. scenario di possibili, cioè Warner Bros. Nel momento in cui si trova nella lama al mittal, sceglie sempre la via più oscura e peggiore. Cioè, ovviamente Warner Bros. È il male assoluto, quindi non può che agire coerentemente con la sua natura. Dio salvi Peter E Jack. Dio salvi Peter al di là Jackson. di questo rant contro Warner Bros., a cui si augura ovviamente sempre il peggio possibile, tutto sommato l'adattamento di Dune è qualcosa di molto problematico. Ma, quindi per capirci, Dune coincide con i due film di Villeneuve che abbiamo visto. Ad ora, tutto quello che è uscito al cinema, le 5 ore e mezza che sono uscite al cinema, coincidono con il primo libro. Certo, Non sì, finisce lì, quello che vi ho anzi, fatto esplode vedere, tutto. questo qui, in pratica, per intenderci. Esatto. Il prossimo Poi e da lì terzo film sarà Dune, Messia di Dune, Messiah. si passa al secondo libro. Un secondo libro che è proprio in due parole, ma è estremamente controverso. Cioè, voi immaginate, esce nel 65, è un bestseller di fama mondiale. Frank Herbert domina tutte le classifiche. Ci sono due premi letterari di grido, il premio Hugo, il premio Nebula. Lui li vince tutti e due, quindi stiamo parlando di una superstar nel suo campo. Scrive l'attesissimo sequel Messia di Dune, lo presenta all'editore e l'editore cosa fa? Lo rifiuta. Perché Fa schifo. in qualche modo Messia di Dune è troppo radicale per quell'epoca, cioè è veramente una cosa estremamente problematica. Adesso, se non si può fare spoiler su Dune, non mi addentro, ma è qualcosa che ho Restiamo fatto sul. mettere le mani nei capelli. Ma guarda, Ma io stesso non l'ho letto, quindi restiamo sul generale. L'ho comprato, mi è arrivato, versione certo. fisica, però. Ma io sto veramente sul generico. Scusate. Chi ha visto il film di Villeneuve fino alla fine? Voi pensate agli ultimi 2 minuti del film, immaginate da lì dove si può andare. Ecco, si va là. Ok? Lì, là. Capiamoci per chi l'ha visto, non stiamo a fare spoiler per chi non l'ha visto. Certo. Ma poi la saga prosegue ancora, e ancora, e ancora. Herbert scrive 6 romanzi. Dune, Messia di Dune, I figli di Dune, L'imperatore Dio di Dune, Gli eretici di Dune e la rifondazione di Dune. Già solo questi concetti. Sei. Doveva essercene un settimo. Ne scrive una buona parte. Questa è veramente già dall'idea del tormento degli appassionati di Dune. Veramente, andiamo a fare qualcos'altro, perché questa è una saga che nasce con una sfiga tremenda. Allora, tutti i romanzi della saga di Dune, tutto sommato, hanno un finale conclusivo. Adesso al di là non stiamocela a raccontare, hanno un finale conclusivo che può essere considerato finale. Il sesto, La rifondazione di Dune, è l'unico romanzo in cui Herbert decide di fare il cosiddetto cliffhanger,
lascia tutto in sospeso, ma lascia in sospeso le cose non a metà, lascia le cose veramente tronche sotto tutti i punti di vista. L'antagonista che ha tirato le fila dell'intero romanzo e che si vede, si intravede, non si sa neanche che cavolo sia, cioè le cose restano sul più bello. A metà della scrittura del settimo, Frank Herbert viene a mancare Rip. e quindi la saga di Dune potrebbe essere incompleta, perché rimane incompleta. Ma suo figlio Brian Herbert, insieme a un altro scrittore di fantascienza, Kevin J. Anderson, completano la saga. Quindi Dune 7 esiste. In realtà esiste 7-8, perché questo enorme manoscritto si trasforma in I cacciatori di Dune e I vermi della sabbia di Dune. Qui le cose sono un po' Si è complicate, fatto perché prendere la mano, diciamo, il si è figlio. fatto prendere la mano. Cosa succede? Herbert traccia un universo molto coerente, molto, per quanto opera mondo, molto circoscritto, dove per circoscritto stiamo parlando, tanto questo non è uno spoiler, è solo così una linea guida di una storia che si struttura su 5.000 anni. Quindi se vi aspettate di vedere Paul Atreides 2 anni dopo, Paul Atreides 4 anni dopo, spoiler, non andrà così, cioè, copriamo 5.000 anni di storia e anche di più. Nel coprire questi 5.000 anni, in qualche modo Herbert però ha le idee molto chiare su dove vuole andare. Dopo la sua morte, suo figlio espande le frontiere, quindi crea dei prequel, dei midquel, quindi delle storie incastrate a metà, e degli approfondimenti, degli spin-off, che secondo me, questa è un'opinione, ma penso sia un dato di fatto in realtà, ma passate come mia opinione, hanno una qualità infinitamente inferiore rispetto all'opera di Herbert. Vabbè, ma Detto ciò, però, è fondamentale, io consiglio a tutti chi voglia mettersi alla lettura, non fatevi scoraggiare, leggetevi i 6, perché tutto sommato il 7 e l'8, che pure hanno la funzione di quadrare la saga di Frank Herbert con gli spin-off, perché in qualche modo entrano in gioco personaggi degli spin-off, miti degli spin-off, lasciatevi perdere gli spin-off. Leggetevi anche il 7 e l'8 e si arriva a una ottima conclusione. Quindi non abbiate paura di una saga incompiuta, questa non è le cronache del ghiaccio e del fuoco, non entrano di spade. Dune ha un inizio, un corpo e una fine. La fine può essere un po' controversa, per carità, ma è un signor finale. Io di Brian Herbert difendo e difenderò sempre i libri 7-8 della saga principale. Poi se volete farvi del Vabbè, male o comunque se vi no, piace no, approfondire, ci potete fidiamo. allargare a tutto il mondo di Allora, ci fidiamo, mi fido assolutamente di quello che hai detto, Paolo. Diciamo che poi l'opera dei libri del con i libri del figlio, diciamo che la saga è andata un po' a meretrici, ecco. Però finché Sì, parliamo sì. dell'opera del padre, sicuramente parliamo di un capostipite del genere fantascientifico. Buonasera intanto, John. Buonasera, ragazzi, benvenuti. Sì. Assolutamente, no, no, ma il mio punto infatti era solo il fatto state su Frank Herbert, questo ve lo Sì. raccomando pure io, però Assolutamente. io consiglio a questo punto, quando uno ha letto 6 libri e si trova il finale di Rifondazione di Dune, Già che prima è legittimo bestemmiare, Sì, è giusto, ma dopo, alla seconda bestemmia valutate di aprirlo, sti 7-8. Il 7-8 è un'opera tutto sommato coerente, coesa, che funziona, magari non è il miglior finale possibile, ma è un gran finale. Quello di cui parli tu invece sono tutte le altre appendici che loro ci hanno costruito allora, intorno. va bene, Boh, diciamo, lasciamo perdere. se siete presi bene, se vi piace leggere, già che avete fatto 30, fate 31, come si suol dire, no? Comunque. Io allargo anche la marchetta, se non vi piace leggere, tutto sommato è anche disponibile su Audible. Quindi, se volete, ve la potete pure ascoltare la saga. È un L'audiolibro. bellissimo formato, quindi potete usare un po' tutto quel che volete. Giusto, giusto. Beh, no, assolutamente ci sta. Poi io sulla saga di libri, tutti i 6 libri, non sono ignorante, non sono così preparato, quindi ovviamente cedo la parola a te, mi fido di quello che hai detto. Io quello che posso dire è che ho trovato estremamente interessante, anche per tornare a quello che dicevi prima, la figura
del protagonista Paul Atreides, che abbiamo detto non è l'eroe senza macchie, senza paura, no, stereotipato. Ed è veramente un personaggio ricco di sfaccettature che prende da tante opere, da tanti personaggi, da tanti miti, ma anche da fatti storici realmente accaduti. Nel senso che, secondo me, possiamo dire che Paul Atreides è un po' Lawrence d'Arabia, un po' Alessandro Magno, un po' Gengis Khan e anche un po' Anakin Skywalker, dato che tutte queste opere poi hanno preso a piene mani da Dune. Quindi va a prendere personaggi storici realmente esistiti, come Lawrence d'Arabia, appunto Alessandro Magno, con personaggi puramente mitologici, fantastici, no? E interseca anche cose che stanno sulla linea di confine. Adesso, anche intendo dire figure cosiddette mito-storiche. Penso al profeta Maometto piuttosto che non Certo. a Ismaele, figure che, il profeta Maometto ovviamente viene dal Corano, mentre Ismaele dalla Genesi, figure che stanno, ovviamente hanno una loro dimensione storica, ma hanno anche una loro dimensione mitica, intendiamoci bene, laddove per mito nel senso più nobile del termine, quindi che va oltre la storia. Non sto parlando Certo. di cose inventate, sto parlando di elementi che sono entrati nell'immaginario collettivo. C'è veramente un po' di tutto nella figura di Paul Atreides. Io ho provato a scomporla con alcune figure veramente celebri, Lawrence d'Arabia, Maometto, e anche alcune figure meno conosciute che scoprirete nel saggio, quindi vi rimando a Shimon Bar Kokhba, nomi stravaganti che però dietro hanno un impatto enorme sulla storia e sulla nostra storia attuale. E in qualche modo anche qua c'è un world building, abbiamo un personaggio multidimensionale che parte, come dici tu, dall'antica Grecia, il suo cognome risale all'antica Grecia, ma non è solo un easter egg. Il cognome Atreides, questa passatemi la chicca, ma così vi risparmio, non è uno spoiler, ma è un elemento di lore. Il cognome Atreides è legato al fatto che la famiglia di Paul Atreides vanta di discendere direttamente da Agamennone Menelao. Quindi, in qualche modo, ritengo di essere i discendenti diretti degli eroi dell'Iliade. Figata, Questo fa sì bellissimo. che, ed è verificabile la cosa. Perché in qualche modo nell'universo di Dune esiste l'inconscio collettivo, proprio la memoria collettiva, cioè si può accedere alla memoria degli antenati. E c'è modo di tracciare una genealogia. L'universo di Dune veramente ha alcuni personaggi, penso alle Bene Gesserit ad esempio, ma non solo, stiamo sulle Bene Gesserit per adesso, che sono in grado di risalire nella cosiddetta memoria filogenetica, siamo in un canale che parla di videogiochi, facciamola facile, all'Assassin's Creed, risalendo nei ricordi degli antenati. Quindi in qualche modo le Bene Gesserit, e di nuovo questo molto prima di Ubisoft, siamo negli anni Ha voglia. 60, sono in grado di sbloccare i ricordi di tutte le figure storiche che le hanno precedute. Sottolineo le, perché le Bene Gesserit risalgono solo lungo l'asse femminile. Il Kwisatz Haderach, quindi il prescelto dell'universo di Dune, è in grado di risalire anche lungo l'asse maschile. E poi da lì le cose si faranno un po' più complicate di così, perché ci Vabbè. sarà anche cose, però, come dire, l'idea di accedere alla memoria è molto suggestiva, No, quindi questa idea non è appunto una citazione letteraria dotta per noi che abbiamo studiato Omero e la guerra di Troia. No, è proprio, passatemela, in continuity piena, ecco, cioè è veramente nella stessa continuity. Abbiamo delle figure, ma in Messia di Dune già lo si vede, ecco. è estremamente affascinante questa cosa che hai detto. Poi io sono anche io sono un grandissimo appassionato della storia di Alessandro Magno, della sua parabola, quindi mi piacciono queste figure, mi sono studiato tutto, ho letto tutto, ho visto anche i film. In generale, come dicevamo prima, tornando, io faccio un passo indietro per tornare a quello che dicevamo prima, no? Al discorso che Dune, come opera, di Herbert, è figlio dei suoi tempi. E io trovo molto interessante
il significato che ha la spezia, il mélange, proprio a livello di appunto di significato, no? Nel senso che la spezia, il mélange, è al tempo stesso una metafora della droga che espande la percezione e insieme una metafora del petrolio che muove l'economia delle grandi potenze. Secondo me si può interpretare così. Ed è una cosa che fa riflettere, no? Perché effettivamente tutto l'universo conosciuto si muove per avere il possesso di una sostanza, di una risorsa che sia un allucinogeno sacro, la droga dei Fremen, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto il motore che muove appunto le tecnologie dell'universo conosciuto, come nella nostra realtà succede col petrolio, no? Infatti, quante guerre abbiamo visto per Certo. il controllo del petrolio tra l'Afghanistan e i dintorni, diciamo, il Medio Oriente. Allora, questo è molto suggestivo perché secondo molti, Arrakis, nome di Dune, del pianeta su cui si svolgono le vicende di Dune, è una deformazione, altro non sarebbe che una deformazione di Iraq. Non a caso, nella Può essere. geografia di Arrakis è presente una catena montuosa, la catena di Abania. Se ne andate a cercare, Abania è una città irachena. Quindi Ma pensa, l'universo non lo sapevo questo. Albania? è pazzesco, cioè tutto l'universo Albania. di Dune è ambientato in Iraq esplicitamente. Ora mettiamo i puntini sulle i perché sennò qua sconfiniamo. Come si chiama? Albania? Quando è stato scritto Scusa. Abania, sì, Abania. Quando è stato scritto l'universo di Dune, Saddam Hussein era assolutamente nessuno e quindi non c'è questa figura. Quindi Chiaro. se qualcuno di voi sta iniziando a associare e sta pensando che l'imperatore si chiama Saddam, niente, è un nome arabo, è stato preso così e va bene. Non è lì che voglio arrivare. Dove voglio arrivare è l'idea, anche al tempo di Herbert era ben presente, di un pianeta che contiene in sé, e questo è il tema del colonialismo, se vogliamo, delle ricchezze naturali straordinarie. E Sì, qui però sì, sì. c'è l'idea veramente di petrolio intesa come ricchezza che fa girare l'universo. Guarda, passami in retroscena, anche io una parte tagliata, ma non tagliata dall'editore, è tagliata da me. Del saggio, perché doveva essere finalmente anche una terza parte dedicata all'universo economico di Dune. Ah. Dune, oltre a essere una saga che ha un sacco di mistica, di spiritualità e di tecnologia, è anche un universo con una costruzione socio-economica molto Certo, importante. politica Cioè, ci sono economica. proprio dei concetti. È un universo in cui c'è l'idea di monopolio, c'è Certo. l'idea della società per azioni, del controllo, ci sono un sacco di cose. Il tema è proprio il fatto del scena iniziale del secondo film, prima frase, proprio non, boh, non chi controlla la spezia controlla l'universo. Certo. In qualche modo esiste questa sostanza che efficacemente permette ai navigatori, perché siamo in un universo in cui, è bene ricordarlo, non c'è intelligenza artificiale e si viaggia nello spazio con l'abilità umana. Quindi non c'è un computer, non c'è. Il motore c'è, ma il motore intellettuale della navigazione è il super cervello di un essere umano, potenziato come post-umano, come dicevi tu prima. Infatti, quando hai citato i post-umani, mi è venuto a sorridere, ho detto qua ci siamo al Perfetto, 100%. I mmm.it, navigatori il dell'universo postumanesimo. di Dune sono dei post-umani. Perfetto. Non se ne vedono nel film, si vedranno in Messia di Per Dune. forza. Nel libro vengono citati. Ma sono degli esseri umani mutati in maniera tale, tanto non è spoiler, lo vedete nella prima scena del film di Lynch. Sì. Sono degli esseri umani mutati in maniera tale da aver perso ogni sembianza umana, vivere immersi in questa droga sacra e tramite le abilità generate, appunto questo risveglio che dicevi tu, delle abilità dormienti, sono in grado di eseguire i calcoli per la navigazione spaziale. Concetto molto strano, molto esoterico, ma tutto sommato fa sì che la spezia sia il motore, cioè l'elemento per far viaggiare le astronavi. Quindi, se vogliamo, non è un carburante, tutt'altro, un carburante per la mente.
Ma è un petrolio dello spazio, sì. Non lo metti nel motore, ma lo fai assumere al pilota. Però l'idea di petrolio assolutamente c'è. E quindi questa idea che sia l'Iraq, con riferimento ad Abania, Sì. ma con tantissime suggestioni che risalgono all'Iraq, il personaggio che al cinema è interpretato da Zendaya, quindi Chani. Chani, legge il libro all'interno della saga di Dune, legge il libro dello Shahnama. Lo Shahnama è un testo sacro persiano particolarmente diffuso nella Mesopotamia. Siamo di nuovo lì. L'intero sforzo di Herbert è quello di puntarci sull'Iraq molto prima che la famiglia Bush collettivamente intesa la rendesse protagonista di vicende d'attualità, di Politica. passata attualità. Certo. Ma perché in qualche modo, cioè non è che ha previsto il futuro, ma ha intuito l'idea dell'umanità che dipende da un'unica sostanza. Al tempo stesso c'è l'idea dell'allucinogeno sacro. Andiamo prima ancora, molto prima, prima anche del tuo amato Alessandro Magno. In quelle zone era presente la Persia, l'impero persiano e quindi la cultura e la religione zoroastriana. Nell'universo religioso zoroastriano c'è l'idea dell'Ahoma, l'allucinogeno sacro, che nasce non a caso dalla morte di una gigantesca creatura primordiale, una sorta di behemoth, di primo animale, Ah, mi ricorda qualcosa. verme del fatto. Sì. Vedete, cioè c'è proprio un universo e questo concetto è raccontato nello Shahnama, lo Shahnama che legge Zendaya, o meglio Chani. Quindi l'idea è di una storia che è sempre stata incentrata sull'Iraq, sul Medio Oriente, in tutte le sue stratificazioni, dal colonialismo e dalle guerre più recenti a vicende che precedono Alessandro Magno, passando per tutte le beghe, i Vangeli apocrifi e le cose di questo mondo. Ecco, Guarda, quindi ancora world building, cioè se non vi sì, fosse bastato, veramente state pronti perché è davvero incredibile. È davvero incredibile la profondità di questa opera perché io, per carità, non sono un esperto, mi potrei definire un fan dell'ultima ora, però davvero più scavo e più trovo. Più trovo in profondità riflessioni, spunti, tematiche, argomenti, filosofia, cioè è veramente, veramente, è molto più, cioè, secondo me questa cosa molti non l'hanno colta, cioè molti l'hanno presa come il classico film barra libro di fantascienza, invece è un'opera che veramente mischia filosofia, esoterismo, semiotica, cioè è veramente qualcosa che va al di là, Dune, da questo punto di vista. Io infatti poi volevo anche chiedere, vabbè, adesso se hai qualcosa da dire, prego, poi volevo dire. No, 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 vai, 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 Volevo chiederti, continua ma perché sono. scendendo proprio nel dettaglio, no? Cioè non nel dettaglio, scendendo nel materialismo, ecco, nel materialismo, secondo te quanto ha influito anche tutta la diffusione di spezia che c'era negli anni 60 e quindi di droghe, LSD sulla concezione di Dune? È che sappiamo che erano i tempi degli hippie, tutto quanto, eccetera, eccetera. Insomma, è un clima culturale diverso, ok, da quello odierno. E questa è una cosa che va Tantissimo, capita. ha influito in maniera enorme questa idea dell'allucinogeno sacro. Da un lato, come ho detto, c'è il mondo zoroastriano, ci sono religioni di 3500 anni fa che vengono citate alla lettera, ma al tempo stesso è indubbio, ancora una volta diciamo, che Dune è figlio del suo tempo ed è Sì. figlio di un'epoca che è veramente la generazione psichedelica. Eh sì. Siamo in quel periodo in cui sostanzialmente c'è questa idea della droga come enteogeno, cioè sostanza che risveglia il dio Theos, Certo. il dio che Dentro. dorme dentro È quello l'individuo, di in cui qualche parlavamo prima, modo, certo. esatto, attraverso, cioè, l'autore, sappiamo per certo perché ce lo dice, Io questa è spero. una delle poche citazioni espresse che Herbert fa, quindi lasciandosi dietro le bricioline di pane, ha letto Le porte della percezione di Aldous Huxley. Ah, Huxley è l'autore del mondo nuovo, è Brand New l'autore World. della filosofia Esatto, Brand New perenne, che è World. un altro concetto, no? Delle religioni che sono Scusami, tutte quale consecutive. concetto, scusa? Non ho capito il Il concetto. concetto delle porte della percezione, cioè le Ah, porte della percezione. ok. Allora, che cos'è?
porte della percezione è una vecchia citazione di William Blake. Se le porte della percezione fossero aperte, l'uomo potrebbe vedere l'assoluto, cioè la sto parafrasando al massimo grado. In Certo. qualche modo, l'idea, fin da Blake, è che tra l'uomo e la visione multidimensionale, la lamalmità, la visione del futuro, tutte le capacità di questo mondo, c'è una barriera, c'è una porta, la porta della percezione. Huxley sostiene che per aprire le porte della percezione possa servire la mescalina, Hai una capito? droga. Hai capito, Aldous Eh sì, Huxley? eh sì, è l'idea che la droga in qualche modo permette di superare, ma da Huxley, oltre a derivare di Dune, deriva il gruppo musicale dei Doors, appunto, Doors, da Doors of Perception. Questo è il concetto. Quindi Certo. l'idea della droga non intesa come sostanza, appunto, che permette di divertirsi, cioè non c'è nulla di ricreativo. C'è proprio una nuova spiritualità, proprio perché in qualche modo negli anni 60 il cristianesimo tradizionale entra in crisi e quindi c'è una nuova forma di spiritualità. Quindi la droga è una faccenda molto seria nell'universo di Dune, ma anche negli anni 60. Philip K. Dick, che ho già citato prima, è un autore che ritiene che attraverso la droga, di essere entrato in contatto con forze, entità, eccetera, eccetera, e di aver avuto rivelazioni. Quindi oggi magari queste cose possono poi far sorridere, ma c'è proprio un'idea della spiritualità attraverso la droga, dello strumento di Certo. rivelazione, ma tutto sommato che in qualche stato alterato di coscienza si entri in contatto con una realtà superiore, non è mica una roba tanto che No, può far sorridere, ci sta. perché tutto il concetto, ma andiamo proprio al cristianesimo dei nostri nonni, l'idea del digiuno, della penitenza, del ripetere ossessivamente una melodia, un mantra, un rosario a oltranza in certe condizioni conduce la mente a uscire dal corpo e viaggiare. Ecco, la droga è un altro canale, ma qui risaliamo fino allo sciamanesimo se vogliamo, c'è tutto un bellissimo filone legato a quello. Quindi io vi consiglio di fare come Herbert, non drogarvi, ma questo no, ma leggervi Le porte della percezione, che è un'opera estremamente affascinante, che ha un sacco di riferimenti letterari e che vi darà un po' l'idea di che cos'è la spezia. Il significato della spezia giace in quelle 80 pagine che sono Le porte della percezione di Ah, Huxley. dai, anche breve, quindi Sì, ci si legge. non vi sto parlando di un volumone, vi sto parlando di una roba abbastanza stravagante. Questo sì, Mi perché è piace, un'opera ci piacciono le cose completa, stravaganti, ottica. Paolo, ci piacciono le cose Però la stravaganti. suggestione viene da lì, ecco. Sì. Quindi No, no, ci sta. Sicuramente, come dice Nemilis, è anche una questione che questa antica usanza sciamanica, no? Delle droghe, la mescalina, assolutamente, è un insieme di fattori. Hai citato Philip K. Dick, anche lui è un bel personaggetto, va? E in generale, questo ci permette di arrivare, ci fa da ponte, no? Per collegarci col prossimo argomento e anche col prossimo tema che volevo rivolgerti perché. Io ho un modo di dire, no? Cioè, c'è un meme su internet che io ho abbracciato e fatto mio, e cioè Star Wars is for boys, Dune is for men, Dune is for men, perché questo è evidente, diciamo che Dune è un po' la versione adulta di Star Wars, no? Laddove Star Wars non è mai riuscito a superare quella parte comunque molto fanciullesca, molto infantile. A costo di attirarmi le ire dei fan di Star Wars, io sono il primo che da ragazzino, da adolescente, io sul fondo. no, io impazzivo a 14 anni, ero un fanboy assoluto di Star Wars, 13 anni, ci sta, però è molto adolescenziale come opera, no? Cioè non ha mai raggiunto quel grado di maturità, di profondità a cui invece è arrivato Dune. E in generale, quello appunto che volevo dire è che Dune ha ispirato praticamente di tutto, non solo nella fantascienza, ma nel fantasy, cioè ragazzi, qui entriamo nel mondo delle ispirazioni che ha creato Dune,
Ragazzi, Dune ha ispirato Star Wars, come detto, ha ispirato Alien, ha ispirato Blade Runner, ha ispirato Matrix, ha ispirato Flash Gordon, ha ispirato le stesse opere di Philip K. Dick che hai citato tu, ha ispirato persino Martin, perché George Martin ha preso a piene mani per la sua saga del Song of Ice and Fire, cioè Game of Thrones, ha preso a piene mani da quello che era l'estetica feudale, questa filosofia feudale di Dune, e senza Dune, probabilmente tutte queste opere che oggi sono così pop e così mainstream non sarebbero esistite, o almeno non così. No, questo Certo, è è certo. fondamentale. Lancio una provocazione. Vai. Togli la sabbia, metti l'acqua. Avatar. Certo, Avatar è assolutamente. assolutamente una, e lo dico nel senso più nobile del termine, reinvenzione contemporanea di Sì, Dune. mi sono Dune è dimenticato di veramente citarlo. un'opera che, per usare un parolone, è un'opera seminale, cioè che veramente è un seme da cui scaturisce un universo intero. E qua veramente però quello che mi fa rabbia, e così lancio la palla già in una direzione interessante, ma è che pur essendo così seminale, pur avendo influenzato così tanto, Dune è anche afflitto da una, adesso forse l'abbiamo scongiurata, ma è stato afflitto per almeno mezzo secolo buono da una maledizione cronica. Perché è indubbio che quello di cui stiamo parlando è molto interessante, leggere un romanzo di quella profondità sblocca un sacco di cose, ma la cultura pop negli ultimi 60 anni, soprattutto in ambito cinematografico, è una cultura visiva, è una Sì, e cultura si è cinematografica. impoverita tantissimo, E aggiungo io. già, è già, è già. Però quando tu dici ha influenzato Star Wars, ha influenzato Alien, ha influenzato Blade Runner, ha influenzato tutte queste cose Matrix. qua, citi dei film laddove Dune non è un film. E questa è la grande maledizione di Dune, Certo. che in qualche modo poi fa sì che quando esce il film di Villeneuve, tanti spettatori, ma legittimamente, non è colpa loro, ma dicano: ah, è un po' derivativo. No, non è un po' derivativo. E tutto il resto che deriva da Eh Dune e certo, non c'è un po' viceversa. di ignoranza, sana, beata ignoranza. E quindi c'è tutta una storia parallela. Cioè adesso noi abbiamo parlato della storia dei sette libri, del libro incompiuto, di Brian Herbert, bla bla bla, ma in parallelo c'è un'altra storia. C'è la storia che inizia più o meno poco dopo il 65, perché subito dopo che Herbert pubblica e ha questo enorme successo, mentre già sono in corso i lavori per la scrittura del sequel, Messia di Dune, vengono venduti i diritti d'autore e quindi parte l'idea del film. Provocatoriamente, non è vero, perché a me il film di Lynch piace tantissimo, ma dagli anni 60 ci vuole fino al 2024 arrivare ad avere un adattamento di Dune. Ma Eh sì. facciamo pure, consideriamolo, questo film degli anni 80, comunque dal 65 si arriva all'84. Vabbè, Nel insomma. frattempo, tutte quelle cose che hai citato tu, Alien, Blade Runner, Star Wars, ho lasciato fuori Matrix apposta, ma quelli lì, tutto ciò esce nel frattempo. Quindi contiamolo pure il film degli anni 80, ma prima che Dune arrivi sullo schermo, male, bene, non lo so, esce tutto il resto, in qualche modo rimane in ritardo di 20 anni. Non è un ritardo, influenza 20 anni di cultura, però non si piglia il merito, perché comunque nella cultura pop serve anche pigliarsi il merito, serve il meme, serve il riferimento diretto. E Dune non vanta meme perché non ha l'adattamento cinematografico dietro, almeno fino all'84. Certo. E quindi da lì si apre un capitolo, ecco. Sì, un capitolo enorme di cui che adesso apriamo. Voglio solo dire che anche qui mi viene da fare un parallelismo perché Dune, come hai detto te, è sicuramente un'opera tormentata, ma anche lì, se ci pensi, lo era anche Il Signore degli Anelli finché non è arrivata la trilogia cinematografica di Peter Jackson, sempre sia lodata, che veramente ha realizzato un'opera che per 50 anni, no, di più 60 anni, è sempre stata ritenuta infilmabile. Perché tutti dicevano, no, Eh sì. è impossibile fare un film del Signore degli Anelli, costa troppo, è infattibile. Esattamente come si diceva per Dune. E quindi è possibile.
È molto difficile farlo, ma per fortuna qualcuno l'ha fatto, come l'ha fatto nel 2000 Peter Jackson. Adesso in questi anni 2020 lo stiamo vedendo grazie al lavoro di Villeneuve. Però prima molti hanno tentato e hanno fallito, hanno tentato e sono morti, direbbe la sorella Bene Gesserit. Non tutti sono morti, Esattamente. però questo ci porta di fatto al capitolo di Jodorowsky's Dune, ragazzi. Allora, qui apriamo questa parentesi e io dico subito, ragazzi, un consiglio spassionato da parte mia: se non l'avete mai visto, guardatevi Jodorowsky's Dune. Veramente guardatelo perché è una roba, è un film che è un documentario del, cioè, Jodorowsky's Dune, se è preciso, è un documentario del 2013. Ed è un documentario che racconta la storia del più grande film mai realizzato, ma nel senso che davvero non è mai stato realizzato, ed è appunto quello che avrebbe dovuto essere il Dune di Jodorowsky, di cui qua dovrei avere anche una copertina, e qui potremmo parlarne per anni, Paolo, sul Dune di Jodorowsky. È un progetto Eh sì. Eh assurdo, assurdo. sì, ma facciamo proprio solo un antefatto. Molti hanno tentato e Aspettate. sono morti. Sì. È una bella citazione perché alla lettera. Il Sì. primo a tentare di adattare Dune, prima di tutto, è David Lean, l'autore di Lawrence d'Arabia. Non L'abbiamo Lynch, David già Lean. citato, eh no, Lean. Questa figura geniale, che capisce perfettamente il parallelismo tra Paul Atreides e Lawrence d'Arabia, imbastisce un bellissimo adattamento di Dune. Problema: muore poco prima che le riprese debbano partire. Quindi, in realtà, la tua battuta, Senza saperlo, la mia purtroppo, battuta era molto appropriata. RIP. i diritti a... No, no, ma è calzante, è calzante. È lunga vita al black humor. E poi cosa succede? Poi i diritti rimangono lì. Allora, in quel momento, quella che è la superstar del cinema d'autore, sottolineiamo 100 volte, d'autore, spirituale, contemporaneo, spirituale esoterico, ma veramente complesso, che è Alejandro Jodorowsky, autore, c'è già il cognome e il nome vi dà idea, perché lui è franco-cileno, Sì. ma di origini ucraine, una persona che veramente è un riassunto di mezzo mondo, una persona straordinaria, un genio, un uomo rinascimentale dei nostri tempi, uno che scrive, ha scritto fumetti, è stato regista, è stato autore teatrale, è Tarocchi. stato filologo, storico e esperto di tarocchi, è stato un po' di Un tutto, genio e veramente un pazzo furioso, aggiungo, però un genio, un sì. pazzo curioso. Ma un genio totale. Sì. Quindi, se questa sera invece volete veramente portarvi a casa qualcosa di colossale, ma veramente di colossale, andatevi a vedere. Poi non venitemi a cercare, tu non distribuire il mio indirizzo di casa, che vengo a pestarmi, ma andatevi a cercare La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky. Un'opera geniale. Non per tutti, lo dico subito, Pesante. è un'opera strana, dove il concetto di strano non è quello di Donnie Darko, è proprio strana, nel senso di condensato di 2000 anni di esoterismo, è Allucinato. il film esoterico per eccellenza. Ora, voi immaginatevi, preceduto da Bando Iliz, Il paese maledetto, Il paese incantato, e El topo. Tre film geniali che hanno un impatto dirompente sulla cultura del tempo. La montagna sacra viene presentato a Cannes e viene espulso in quanto troppo Scandalo. problematico, Sì, ma poi ha un successo strepitoso. scandaloso, In fin qualche troppo modo, scandaloso. dopo delle opere del genere, io non riesco a trovare un termine di paragone contemporaneo perché sarebbe fare un torto a Jodorowsky, No, ma voi impossibile. Non immaginatevi un esiste. autore che ha fatto un percorso Non esiste. e apre per sé le porte del grande cinema, ok? No, non faccio l'esempio perché so già che qua ci prendete a cannonate. Comunque, Jodorowsky realizza queste tre opere e si conquista il favore di una grande fascia di pubblico e di tantissimi produttori, al punto che gli viene veramente posta la fatidica domanda:
Cosa vuoi dirigere? Fai che vuoi. E lui dice Dune. Decide di dirigere Dune. Quindi è un progetto di piacere che parte come sogno nel cassetto. Jodorowsky ha sempre voluto adattare Dune e dopo aver avuto successo in questo filone, che ribadisco un filone d'autore, spopola e lancia questa idea appunto di Dune. E mette insieme quella che è veramente un'epopea, perché pensa a un macro film, a un'opera enorme che secondo qualcuno avrebbe dovuto, ma lui stesso dice che dovrebbe durare, avrebbe dovuto durare nelle sue intenzioni tra le 9 e le 10 ore. Una follia totale. Però in questa sua follia coinvolge le maggiori menti e i maggiori artisti della sua epoca. Siamo all'inizio degli anni 70. Per le colonne sonore vengono coinvolti, no, non stiamo parlando di rumor, lui recluta attivamente i Pink Floyd. Come protagonista mette in campo suo figlio, ma nel cast c'è chiunque. Chiunque vuol dire Orson Welles, Salvador Dalì, sì, quel Salvador Dalì, il pittore, il genio artistico. Amanda Lear, Mick Jagger, attenzione, Mick Jagger come attore. Abbiamo detto i Pink Floyd come autori di colonna sonora. David David Carradine. Carradine, cioè, veramente Alain Delon, Giger. chiunque. Voi pensate a chiunque di quegli anni mi è coinvolto, cioè deve essere nella sua intenzione un'opera che definisce una generazione intera. Per stare su nomi che al tempo non erano nessuno, ma che magari oggi ci dicono qualcosa, ogni pianeta viene disegnato da un artista diverso. Il pianeta Jedi Prime, il pianeta malvagio da cui provengono gli Harkonnen, doveva essere disegnato da Hans Roedi Giger, Giga. il creatore del mostro di Alien. Quando tu dici che Dune ha influenzato Alien, non è una citazione alla lettera, è proprio le immagini realizzate per l'adattamento cinematografico, come hai detto tu, mai realizzato di Dune, finiscono in Alien, pari pari, cioè quei Sì. mostri lì. Allora, È così. questa colossale opera, uno mi dice, ma no, ma Salvador Dalì e compagnia bella, Orson Welles, Pink Floyd, non c'era budget. No, no, il problema non è di budget. Il budget viene raccolto e l'opera viene finanziata, ma non trovo un distributore, cioè manca proprio dell'ultimo passaggio di un qualcuno che mette i soldi della distribuzione per distribuirlo in sala. E qui entra in gioco quell'antefatto che ho fatto all'inizio. Jodorowsky è una superstar, ma è una superstar del cinema esoterico, del cinema strano, del cinema d'autore. È come se oggi parlassimo, io non so, guardate, un esempio stupido, passatemelo, David Eggers, no? L'autore di The Sì, Northman. non ci sono. Fate i paragoni, ovviamente, cioè sto Sì. paragonando un topolino a un elefante, No, però ma è inutile per darvi farlo. un'idea, un autore di culto che però non ha mai diretto un cinecomic, non è mai stato una superstar. Hollywood ha paura. A un certo punto si lancia pure una proposta a Jodorowsky: togliti di mezzo come regista, fai subentrare un regista un po' più pop, un po' meno intransigente di te e quest'opera va in porto. Ribadisco, come è iniziato? È iniziato con Jodorowsky che dice, a cui viene chiesto cosa vuoi fare, lui sceglie Dune. Quindi un progetto di piacere affidato a un altro. E non l'aveva neanche letto all'epoca lui Dune, non l'aveva neanche manco letto. L'ha Non letto poi l'aveva dopo. manco letto, ma infatti questo è un elemento. Il film non Incredibile. viene realizzato ed è un disastro, una tragedia da amante del cinema. Io veramente soffro. Sì. Però bisogna anche dire, a costo di essere impopolarissimi, che non sarebbe stato un buon adattamento. Ossia, sarebbe stato Jodorowsky's Dune, il Dune di Jodorowsky, il Dune secondo Jodorowsky. Jodorowsky, allora, se vedete questo bellissimo documentario di Frank Pavic che tu hai consigliato, che trovate in questo momento, si trova anche in rete, si trova su Amazon Prime, questo adattamento, questo documentario cita alcune scene. Se vi leggete il primo romanzo, tutte le scene che vengono citate nel documentario non coincidono col romanzo, ma neanche un po'.
dalla nascita di Paul Atreides al finale, agli eventi centrali. Non c'è Sì, una scena che contiene il è una romanzo, roba cioè tutta sua, certo, è era una una cosa tutta cosa sua. sua che in qualche modo ripercorreva alla lettera, perché i personaggi ci sono tutti, gli eventi si intuisce che sono quelli, ma al tempo stesso lo reinventa in maniera geniale. Ma sapete, è come il discorso di Shining o di 2001, Odissea nello spazio, che non è proprio un adattamento, Ma sono tutti infatti fatti un po' in parallelo. io sono favorevole, Però sono l'autore. due visioni d'autore, quindi mi dispiace, anche se, cioè, mi dispiace moltissimo alla follia, ma non sarebbe stato Frank Herbert di un adattato da, sarebbe stata un'altra roba, Vabbè, completamente un'altra roba. sarebbe andato bene comunque. Dai, io sono favorevole al fatto che l'autore si deve prendere i suoi rischi e deve portare una sua visione. Se uno vuole l'opera di Dune esattamente com'è, si legge il libro di Frank Herbert, no? Poi sicuramente sarebbe Guarda, stata una roba completamente fuori di sfondi testa. una porta aperta che mi porterebbe a parlare anche di autori che hanno fatto cinecomic in un certo modo e ci porta molto lontano, ma non ne parliamo Cioè, poi oggi. dipende se quelle modifiche che vengono fatte vanno a peggiorare, a stuprare, diciamo, l'opera originale. Che ad esempio è una cosa che io ho visto con Rings of Power, no, per fare un nome, Gli Anelli del Potere. Quella è proprio un'opera nei Eh confronti sì. del quale io divento violento e andrei a fare il terrorista. Perché lì hanno proprio preso e accartocciato e violentato il messaggio di Tolkien, proprio lo spirito di Tolkien. Invece Dune Jodorowsky, ok, a suo modo anche lui, però diciamo che è una roba completamente diversa. Sai qual è la differenza secondo me? È la nobiltà dell'operazione. Sì, Io posso, sicuramente. Jodorowsky dice alla lettera: io ho stuprato il Dune di Sì, è Herbert. bellissima Lo questa dice cosa. Lo proprio, dice, ho però stuprato Dune, ma con amore, che è già una cosa che se con dicessi amore. oggi ti censurano da tutte le prove di Esatto, oggi, una cosa del già lì genere. siamo. Però il punto è proprio io concettualmente il termine è decostruire. Io Sì. decostruisco un'opera, ma perché ho una visione, ho un progetto, ho un'idea. Si può distruggere anche il Signore degli Anelli se ho una visione paragonabile a quella di Tolkien. Faccio, guarda, ricostruisco tutto, faccio di Frodo il Signore Oscuro, ma ho un progetto d'autore, ho un'idea. Nel caso di Ring of Power, quello che manca è la visione d'autore, cioè il punto non è che si distanziano, il punto è che non sanno neanche loro dove vogliono andare. Cioè, qua, questo è il punto. Secondo me, lunga vita alla decostruzione, se è una decostruzione intelligente e autoriale. Jodorowsky Dune sarebbe stata una decostruzione autoriale, Sì, Jodorowsky Dune sarebbe esatto. stato tante cose, ma non è stato. Esatto. E continua l'Odissea, perché questa opera. Tra l'altro vi consiglio il finale di questo documentario, almeno del documentario i finali si possono spoilerare perché sono documentari, per Guardatelo tutto il l'appunto. documentario. Due ore e Lui mezza, vede, 2 ore e mezza, ragazzi, il documentario. Tanta roba. si divora, si divora. Tanta roba. Si vedono scene dello storyboard, perché lo storyboard ce l'abbiamo, e scene di grandi film, ma grandi film intendo Star Wars, intendo Terminator, Alien, Alien, sì. Indiana Jones, Masters of the Universe, Prometheus, Flash Gordon, vedete queste Flash Gordon. scene e le trovate adattate alla lettera. Quindi in qualche modo Jodorowsky's Dune si è fatto, ma si è fatto per pezzi di altre opere. Così aggiungiamo ancora un altro elemento. Jodorowsky's Dune, spogliato di tutto l'universo di Dune, spogliato degli Atreides, degli Harkonnen, della Spezia, del pianeta di sabbia Arrakis, eccetera, eccetera, in modo da non avere problemi di diritti d'autore, si è fatto ed è diventato un fumetto, un bellissimo fumetto che esiste ed è L'Incal. L'Incal di Jodorowsky è un adattamento dell'adattamento mai realizzato di Dune. È un Disegnato, romanzo, è un fumetto geniale, sì, cioè proprio fiondante. disegnato da Möbius. Tu lo consigli, quindi. Sì, lo consiglio moltissimo. È un'opera geniale. Mi permetto, visto che tanto ormai siamo sul politicamente scorretto, stiamo prendendo calci tutti, Non ci sono, non ci sono problemi. Incal deve essere realizzato un adattamento cinematografico. Visto che prendiamo calci tutti, ritengo che sia stato affidato probabilmente al regista più sbagliato possibile. Cioè, come sempre si pianifica a tavolino per fare un'idiozia. È stato affidato. Fammi respirare prima di dirlo, a Taika Waititi, che assolutamente non è persona in grado, ma no,
Lunga vita Taika Waititi, ma non è persona in grado di maneggiare film tematiche esoteriche. Cioè, se dobbiamo affrontare temi simpatici, divertenti, decostruttivi, per carità di Dio, ma Taika Waititi è la persona più lontana dal cinema di Jodorowsky, ma ribadisco, letteralmente Mamma chiunque, anche i Vanzina, secondo me, sarebbero stati autori migliori che Waititi per l'adattamento dell'Incal, che personalmente... Ribadisco, vi consiglio di leggere perché è spettacolare, è un fumetto geniale, ma veramente geniale sotto tutti i punti di vista. Siamo a livello di Alan Moore, per Aspetta, capirci, aspetta. ma io prego ogni sera che non venga trasposto. Non trasposto da Waititi, se me fanno una trasposizione me lo fa qualcun altro, volentieri. Ecco, Sì, tu ti anche uscirebbe con una una di... usci scusa, uscirebbe una porcheria, dici. Una cosa immonda, assolutamente non lo auguro perché sarebbe veramente lo stupro dello stupro, tornando al discorso di prima. Però alla fin fine questa cosa non si fa, quindi Jodorowsky's Dune non esce e i diritti vanno avanti. E dico questo prima di andare avanti, lui c'ha un grande Jodorowsky, c'ha 95 anni e ancora tiene botta. E lui voleva fare un film di 14 ore, cioè era una roba incredibile quello che voleva fare. Infatti si capisce, diciamo si capisce perché le grandi compagnie, le major avevano paura di questo progetto di Jodorowsky. È una roba folle, cioè lui questo lo dice proprio nell'intervista, nel documentario appunto Jodorowsky's Dune. Lui dice proprio il mio obiettivo con questo film, a differenza appunto di quei progetti che vengono fatti per una mera operazione commerciale, come giustamente hai detto te, è ovvio, cioè Rings of, gli Anelli e il Potere di Amazon è stato fatto per incassare, per fatturare, no? Quindi c'è una mera volontà commerciale dietro. Invece Jodorowsky dice proprio a me i soldi fanno schifo, i soldi, i dollari sono l'anima del diavolo, no? E io voglio fare queste opere, questi film per l'arte. E lui dice proprio il mio obiettivo con Dune era realizzare un'opera talmente rivoluzionaria, talmente diversa, talmente libera e controcorrente che le persone, finito di vedere Dune, avrebbero fatto la rivoluzione, cioè questa è l'idea di Jodorowsky, di sovvertire gli oppressi, cioè c'era quasi un'idea messianica dietro, profetica. Lui Sì. voleva davvero creare il profeta di Dune, voleva crearlo nella sua opera, cioè che le persone, finito di vedere il film, andavano e facevano la rivoluzione, capito? È una roba che oggigiorno non si vede più nel cinema di oggi, è tutto molto più, si è imborghesito, no? Cioè, è tutta un'altra Certo, cosa. l'idea era proprio quella di un film evento, ma non in senso commerciale, di un film evento Esatto. inteso come evento sociale, Sì, politico, sì. cioè doveva essere e lo sarebbe stato. Questo è quello che mi fa Fa impazzire, imbestialire, provo certo. a usare altri Ragazzi, termini, doveva uscire prima di perché Star Wars. potenziale c'era. Eh sì, cioè, con tutto il bene che voglio ma io sono un appassionato di Star Wars, Ah, ma lunga vita, anch'io. ma qui stiamo parlando di una cosa che coinvolgeva le maggiori menti artistiche dell'epoca. Lo Ci stiamo parlando vedete? di Pink Floyd, stiamo parlando di Giger, cioè siamo su un altro pianeta, ma Sì. veramente su un altro pianeta. Niente, non si fa, non si fa, non si fa. A questo punto i diritti vengono acquistati e questo, cioè, quando le cose sembra che non possano andare peggio, c'è sempre la possibilità che si vada ancora più in basso. Certo. Vengono acquistati dal De Laurentiis, Dino De Dino De Laurentiis. Laurentiis. Dino De Laurentiis ha una grande idea inizialmente: chiamare un giovane regista esordiente che Emergente. ha filmato un paio, beh, era il suo secondo film, aveva realizzato I Duellanti e Alien. Stiamo parlando di Ridley Scott. Tanta roba. Ridley Scott arriva con una visione autoriale mica da ridere e intuisce, sostanzialmente propone, io me immagino, come una versione molto simile a quella che ha realizzato Villeneuve. Perché? Propone di dividere in due parti, più o meno allo stesso punto di dove è stato diviso Dune parte 1 da Dune parte 2. Propone di realizzare un'ambientazione fantascientifica importante, di creare dei mondi, eccetera, eccetera. A un certo punto pare che De Laurentiis abbia rotto talmente tanto le scatole, chiedendo di tagliare, comprimere, eccetera, che
Ridley Scott, che è persona dal caratterino mica da ridere, a un certo punto lui non sta a discutere come farà il suo successore. Prende e se ne va. Prende e se ne va e decide di adattare un racconto di un tale, che abbiamo citato un sacco di volte questa sera, che al tempo era un signor nessuno, un tal Philip K. Dick, ancora, che in qualche modo, di cui cambia perfino il titolo, no? Il titolo è Gli androidi sognano pecore elettriche, lui lo chiama Blade Runner, il resto, come si dice, è storia. Certo. Ma tant'è, di Dune, ancora una volta, non se n'è fatto niente, David Lean, Jodorowsky, Ridley Scott, ma di Dune al cinema non c'è neppure l'ombra. Nel frattempo al cinema è uscito Star Wars, è uscito anche Alien, come vi ho già detto. Quindi ormai l'impatto culturale, la domanda che si pone un grandissimo regista, quello che vorrei che adattasse Linkal, Nicholas Winding Refn, in quel documentario si chiede: ma se solo Dune fosse uscito, il Dune di Jodorowsky o un qualsiasi altro Dune prima di Star Wars, chissà che mondo cinematografico avremmo oggi? Boh, non lo Completamente so. diverso, What completamente diverso. if? Per citare la Marvel, what if? Ma tant'è, non va così. Allora, Ritorno dello Jedi. George Lucas sceglie di farlo dirigere a un altro regista. Cerca vari registi e inizialmente entra in contatto con David Lynch, altro genio del cinema esoterico, ma stavolta un genio del cinema esoterico surreale, enigmatico. È l'autore di Mulholland Drive, per capire. Al tempo non lo era, ma ok. Certo, Twin Peaks, Twin Peaks. Twin Peaks. Allora, Lynch dice di no a Lucas perché giustamente non padroneggia la fantascienza e ama un certo tipo di linguaggio enigmatico, problematico, cioè non è un autore da saghe, non è un autore da fantascienza, è un autore da enigmi, da surrealismo e da cose di questo tipo. Poi, chi gliel'ha fatto fare? Lynch decide un bel giorno di firmare per De Laurentiis per adattare Dune. E Lynch realizza Dune. Quel film di cui abbiamo parlato, quello che mi ha portato a essere qua questa sera perché ho scoperto Dune da lì, il film degli anni 80, del 1984, Esatto, sto è che state vedendo in sottofondo. Dune. Esatto. Allora, qua si apre tutto. Qua si aprono dei discorsi infiniti, perché questo è un film che ha delle buone intuizioni, che ha delle ottime intuizioni, che ha degli svarioni mostruosi. Abbiamo detto che nell'universo di Dune non c'è la tecnologia. Io non so cosa è passato in mente a Lynch, che è autore che amo visceralmente, ma decide di crearsi un MacGuffin tecnologico, una sorta di macchinetta a tuttofare su cui tutti vogliono mettere le mani, mandando completamente a meretrici, per usare la tua espressione di prima, l'intero messaggio della saga. Sì, inutile poi. Una follia completa, no? Il modulo straniante. Al tempo stesso è un film che ha delle sequenze bellissime, cioè è un film che mischia alcune perle spettacolari. I primi 5 minuti del Dune di Sì. Lynch sono cinema allo stato puro, Sono una d'accordo. meraviglia. Sono d'accordo. Misto a delle cose orribili, misto a cose di media e dubbio gusto, il risultato è intrigante, è un pastiche stranissimo. Il problema è uno, siamo nel peggior momento possibile, 1984. Cosa è uscito nell'83? Ritorno dello Jedi. Siamo dopo Star Wars. Dura. È durissima. E anche per un'opera che appunto ha influenzato Star Wars e da cui Lucas dice: io ho preso a piene mani, quindi rischi di essere la copia. Il peggio, ma veramente il peggio, è che io non lo so. Chiedo a te, lascio a voi il dubbio, la parola. Io non so Sì. in che cosa De Laurentiis abbia fumato il budget, perché a vedere Dune degli anni 80 sembra di vedere un film, tecnicamente, sto parlando di effetti speciali, non sto parlando di cose, un film degli anni 60, Low cioè budget.
Gli scudi personali, questi scudi che avvolgono la persona, sono una cosa tremenda, ma da cavarsi gli occhi a Terribile. due mani. Sì. Terribile. Low budget è tanto, Sì, è no budget. Il problema, controllate su Wikipedia, cercatevi il budget del Dune di Lynch, cercatevi il budget di Ritorno dello Jedi. Il Ritorno dello Jedi è il budget più basso. Io non pazzesco, so dove siano andati quei soldi, allucinante. non riesco a immaginarmelo, ma tant'è, qualcosa va storto. Io sono convinto di una cosa, che in realtà il film di Lynch sarebbe stato bellissimo se almeno ti avessero lasciato scrivere il film, ed è andata, dirigere il film, tutto sommato è andata, e montare il film. Non è andata. Lynch accetta un patto col diavolo. Abbiamo Certo. parlato finora, infatti mi è piaciuto, hai fatto vedere il volume, perché mi ha detto è un bestione da 650 pagine, grosso come il Signore degli Anelli, no, non come pagine, ma dico concettualmente, denso, spesso, opera mondo, opera complessa. Ok. Jodorowsky di questo voleva fare oltre 10 ore. Ridley Scott voleva fare due film, Denis Villeneuve ha fatto due film. Lynch commette un errore mostruoso, firma per un film solo, a condizione che si intende, gli facciano fare un film da 3 ore. De Laurentiis dice sì, certo, anche quattro, vai tranquillo. Gli fa girare per 4-5 ore di roba, anche il montaggio finale, il montaggio viene ridotto a 3 ore e poi Lynch viene estromesso dalla post-produzione del film. Il film che esce nelle sale supera di poco le 2 ore, quindi è più breve di Dune parte 1 di Villeneuve. Per me quel film è già un capolavoro di sintesi, il fatto che sia riuscito a raccontare una storia con l'inizio, il centro e la fine, io gli voglio bene, cioè io ho molto affetto per quel film, ma è ovvio che è come se veramente ti dicessi adesso adattami la Bibbia in un cortometraggio da un quarto d'ora, no, non il Vangelo, la Bibbia. Non pote... È un'opera che nasce fallita, è un'operazione sbagliata a monte e Lynch lo sa. Lynch lo sa, infatti il Allora, suo adattamento. qua litighiamo. No, vabbè, scherzo. Però diciamo che qui la vediamo un po' diversamente perché io ovviamente non posso giudicare come avrebbe potuto essere il film. Sicuramente Lynch aveva in mente un'idea, una visione diversa. Io giudico quello che è stato. Credo tra l'altro di essere uno dei pochi in Italia che del film di Lynch ha visto anche l'extended edition. Poi risponde a Nemilis: sì, esiste la versione estesa che dura circa un'ora in più, quindi 3 ore. Quindi li ho visti entrambi. Cioè, ho visto il primo e mi ha fatto schifo. Ho visto il secondo, sì, diciamo un po' meglio, però, mamma mia. Secondo me è un po' un filmaccio. Sono d'accordo però con quello che hai detto. I primi 10 minuti di quel film sono meravigliosi, in particolare della versione estesa, perché i primi 10 minuti vi danno tutto il contesto narrativo. Cioè, sì, è un po' didascalico perché vi fa tutto lo spiegone, però è uno spiegone che veramente vi fa entrare nell'universo di Dune, vi fa capire cose che lo stesso Villeneuve, ad esempio, nei suoi film non ha detto. E poi, vabbè, effettivamente quella prima scena col navigatore di terzo livello che atterra nella stanza dell'imperatore è bellissima, è una scena completamente folle, no? Però il navigatore che arriva e fa. E poi parla questa lingua, dice cose oscure che tu non capisci, no? Fa many machines on X, better than those on recess. E tu dici, ma che cazzo? Cioè, bellissimo, meraviglioso. Quello è veramente. Quello è Dune. Quello è davvero Dune. Poi dopo parte per la tangente e va completamente a puttane. Cioè, diciamo la verità. E io in particolare rimproverò anche i problemi di coerenza interna. Nel senso che io, va bene, capisco tutto. Capisco le difficoltà produttive, capisco tutto, però è un film che ha dei problemi di coerenza interna. Io, ad esempio, una cosa che ho notato, che mi ha triggerato quando l'ho rivisto recentemente,
è che nel film ci sono, cioè è un film che ha dei problemi anche poi a livello stilistico, no? Cioè è proprio poco curato, infatti come dicevi tu si vede, sembra davvero low budget, anche se aveva in realtà un budget milionario, miliardario, perché cioè, io una cosa dico, in questo film, nel Dune di David Lynch, gli Harkonnen sono uguali ai Sardaukar. Sono uguali. Oh, all'inizio io posso capire che siano uguali, perché all'inizio c'è tutta la questione che i Sardaukar si camuffano da Harkonnen per fare il trappolone su Arrakis, a danno degli Atreides, però anche alla fine del film ci sono i Sardaukar che sono vestiti esattamente come gli Harkonnen e gli Harkonnen sono vestiti come i Sardaukar, quindi non ha alcun senso, perché chi conosce Dune sa che sono due, cioè c'è un po' di differenza, no, tra un Harkonnen e un Sardaukar, sono due cose diverse, ok, sono due fazioni diverse, per quanto alleate, eccetera, eccetera. E quindi poi ho fatto male, cioè sembra dei cosplay che li hanno messi lì sul set e gli hanno detto vai, ci sono quelli che fanno i cosplay, cioè è un po' ridicolo. Con tutto il bene, belle le prime scene, però No, poi, cioè. secondo me è un film che guarda, ma infatti non. Cioè, io capisco e sapevo che saresti andato lì e ti do ragione. Ma è vero questa cosa che Premetto dico? È vero questa cosa che dico? Cioè io. che c'è poi un Secondo problema me di coerenza interna. Lynch è un maestro nel raccontare cose spiritual, esoteriche, Sì. quindi laddove Paul ha delle visioni, laddove Paul ha degli elementi profetici, secondo me ci sono delle cose bellissime, no? Sì. La sua visione, la mano, cioè. Sì. Cose che, e qua rimprovero una piccola cosuccia a Villeneuve che amo, Ah, ma adesso ci amo al arriviamo, Villeneuve. 100%. Cosa? Ma Lynch osa tantissimo, Lynch fa delle cose veramente folli. Il problema è negli ambiti che interessano a lui, cioè nell'ambito spirituale esoterico. Lynch non è, ma l'ha detto lui stesso, gliel'ha detto in faccia a Sì, è Lucas. Io chiaro. sono un autore che fa fantascienza e ha rinunciato al Ritorno dello Jedi. L'anno dopo accetta di fare Dune, pur non essendo un autore di fantascienza. Il risultato è quello che hai detto tu, Purtroppo sì, indubbiamente. è vero quello che dici, Comunque, eh. io consiglio la versione estesa, perché No, questa ma sì. versione da 3 ore è un'altra cosa, ma Ovvio, più che altro ovvio. perché c'è un problema. Nel libro ci sono alcuni tratti. E se do a un bambino delle elementari riassumi Dune, sicuramente mi cita questi passaggi. Questi passaggi sono stati tagliati da De Laurentiis selvaggiamente. Quindi possiamo discutere finché vogliamo sulla bontà o non bontà, ma ci sono scene omesse del tutto che privano di senso. Piccola gag così e poi andiamo avanti con Dune, ma Mulholland Drive, per chi l'ha visto, capolavoro di Lynch. Vede un regista perseguitato da due produttori mafiosi grassi e minacciosi di origini italiane, i fratelli Castiglione. Questi due personaggi, per espressa ammissione di Lynch, altro non sono che una reviviscenza di quello che lui ha dovuto patire dai De Laurentiis nella produzione È bellissimo Quindi è è bellissimo un film che quest'aneddoto. nasce male. Anche perché capisci che se io e te non andiamo d'accordo e litighiamo rabbiosamente tutta la sera, a un certo punto anche ciò che fai tu, che sei sicuramente un genio supremo, uscirà. Io tendo a scusare David Lynch, ma per il contesto, è un film che nasce in un contesto di antagonismo assoluto. E per quello che mi sono Certo. permesso No, di ma deviare un sicuro. po' a scadenza e parlare No, no. di Ridley Scott, perché Ridley Scott, che se n'è andato battendo la porta, dava già l'idea. Quando da un progetto esce fuori un autore battendo la porta, chiediamoci come mai. Il risultato è quella roba lì. Guarda, Paolo, hai fatto benissimo. È un aneddoto meraviglioso quello sui mafiosi di Mulholland Drive, che sono letteralmente una parodia di Dino De Laurentiis, no? Su questo siamo assolutamente d'accordo. Molto vero anche il fatto che Lynch, chiaramente, per sua stessa missione, si concentra sugli aspetti più esoterici, spirituali. E infatti quella è la parte in cui il film è meglio riuscito. Cioè, mi spiego meglio. Il film, l'edizione normale da 2 ore, prendetela e buttatela nel cesto dell'immondizia. Se poi volete recuperarvi il Dune di Lynch, guardatevi l'edizione estesa da 3 ore. È un mattone, perché è una bella mattonata. Non è proprio scorrevole. Poi ripeto, anche il film, anche l'edizione estesa, comunque questi problemi di coerenza interna, purtroppo ce li ha.
Però sicuramente se volete recuperarvi il film di Lynch, l'Extended Edition è la versione migliore, anche perché c'è tutta quella scena iniziale con lo spiegone che serve per contestualizzare, che è importante. La cosa che salvo, assolutamente sì, è la parte esoterica metafisica, tutti questi cenni, The Sleeper Must Awakens, no? Il dormiente deve svegliarsi, tutta questa idea del terzo occhio, no? L'illuminazione. Però effettivamente, e questo ci collega anche alla nuova trasposizione del film di Villeneuve, tu quello che dicevi prima era molto giusto, cioè il film di Lynch, che pur ha i suoi meriti, e poi ricordiamo che c'è Sting che fa Feudal Outlaw Conan, che ci sta, pur con tutti i suoi meriti, il film di Lynch non ha capito questa cosa di cui parlavamo prima di Paul Atreides, cioè che non stiamo parlando dell'eroe perfetto, senza macchie e senza paura, parliamo di un eroe tormentato, quasi un anti-eroe. E questa, come dicevi giustamente tu, Villeneuve è stato il primo a capirlo, perché nel film di Dune di Lynch lui è letteralmente l'eroe che non sbaglia nulla, cioè proprio fa tutto giusto, è perfetto, è immacolato ed è un po' noioso, cioè diciamo la verità, è poco umano, perché tutti noi sbagliamo e si sa che una buona storia è anche la storia di un personaggio che sbaglia, che fa i suoi errori, che poi si risolleva, si riprende. Cioè, ci deve essere buio e luce, oscurità e luce devono essere insieme. Se mi fai l'eroe perfetto che fa tutto giusto, è noioso, no? E questo è quello che succede purtroppo nel film di Lynch. Villeneuve, da questo punto di vista, merita un plauso perché è molto più profondo, sfaccettato, filosofico, l'approfondimento anche psicologico del personaggio di Paul Atreides, appunto nel film di Villeneuve, che tra l'altro, tra parentesi, è stato interpretato da Timothée Chalamet, che a me personalmente ha convinto appieno, cioè. Io so che molti all'inizio erano critici perché dicevano Timothée Chalamet è un po' l'attore del momento, no? Quindi è molto pop. Però, ragazzi, ha fatto un lavoro che è veramente me coglioni, cioè, recitazione pazzesca. Lui in quel film, lui è veramente Paul Atreides. Sì, al 100%. E allora, Villeneuve capisce al 100% il discorso di fondo di Dune, anzi, mi permetto di dire una cosa. Cambia alcuni dettagli, ma qua andiamo nella parte 2 e non ci voglio entrare, ma cambia alcuni dettagli rispetto al romanzo al fine di enfatizzare la coerenza del messaggio di fondo. Prima ho accennato un fatto, no? Dune esce nel 65, nel suo adattamento successivo, nel suo sequel, Messia di Dune viene rifiutato dall'editore, proprio perché ha un'evoluzione radicale. Villeneuve ha un vantaggio, Villeneuve li ha già i libri, arriva dopo. E quindi rilegge Dune alla luce di Messia di Dune. Cioè, il Dune di Villeneuve è un'opera che veramente denota non un adattamento, non è un adattamento 1 a 1, ma neanche per idea. È una comprensione profonda. Cioè, Villeneuve ha capito Dune e poi l'ha fatto proprio col linguaggio di un autore. Quindi, se trovate qualcosa che non torna, io vi do un consiglio: leggete tutto, fino alla fine almeno di Messia di Dune, anzi, leggetevi anche i Figli di Dune. Arrivato ai Figli di Dune, chiedetevi: ma come mai ha fatto così? Perché l'ha letti anche lui, state tranquilli, le ha letti, conosce i minimi dettagli. Ha fatto degli adattamenti in alcuni casi per esigenze cinematografiche, ok? Cioè certe riflessioni e lucubrazioni del protagonista non si potevano fare. E non le ha fatte, le ha rese con l'azione anziché col pensiero. Ma altri adattamenti concettuali sono veramente dei ponti per il futuro. E quindi io ritengo la versione di Villeneuve il primo vero adattamento cinematografico, assolutamente. Di mezzo, così, per i completisti, se volete proprio ammalarvi, il canale televisivo Sci-Fi, quello di Battlestar Galactica, di Esercito delle 12 Scimmie, eccetera, ci aveva anche fatto su una serie di TV. Bella, bella, onesta, onesta. Bella, Però il problema è, tra l'altro, con James ma McAvoy, cioè. la consigli, Paolo? Allora, la consiglio con un
una accortezza, ma da prendersi bene. Non siamo nel mondo televisivo dopo Lost. Siamo nel mondo televisivo che precede Battlestar Galactica. Anni Quindi 90. stiamo parlando di un telefilm nel senso anteriore del tempo, cioè questo è precede concettualmente, sta prima di Twin Peaks, sta prima di Certo. tutta la TV che conosciamo, quindi è un serial televisivo con tutti gli enormi limiti. Quindi se questa sera adesso andate a vedere quello e volete vedere una cosa del livello delle grandi serie TV degli ultimi tempi, allora non avete proprio capito nulla, non lo fate. Diciamo, Però guardatela. con un po' di indulgenza, no? Come si guarda adesso, provoco la signora in giallo, come guardate un No, classico della TV, non mi no, toccare ma Jessica proprio Flash. con l'affetto con cui si guardano queste cose, quella è una bella serie, è una bella serie, è scritta bene, adatta al romanzo, Guarda, adatta, mi fido, prima quindi è una volta serie che che l'ho io sentito dire. consiglio, è una serie che io consiglio perché ha cuore, ha un suo senso, un suo perché. Sì. Però con la dovuta accortezza, cioè attenzione, Allora, non è. diciamo, guarda, diciamo così. Sì, l'ha citata anche Max. Sì, ci sta una serie TV di Dune, esatto, proprio questa. Diciamo così, se proprio siete dei completisti di Dune che volete vedere tutto, allora recuperatevi anche la serie. Però sicuramente non sta nella top delle priorità delle prime cose da vedere. Ecco, Esatto. leggo anche un commento di Ray che in realtà si riferisce al film di Lynch, vabbè, però è un bel commento, quindi lo leggo perché lui giustamente dice il pregio del primo film è alla colonna sonora dei Toto, certo, quelli di Africa, no, Esatto. tanta roba, assolutamente. No, La Signora in Giallo è un capolavoro, Red, cioè non toccatemi Jessica Fletcher perché è un pilastro della mia infanzia, insieme a mia mamma guardavo sempre La Signora in Giallo. Migliaia di pomeriggi passati così e non rimpiango nulla da questo punto di vista. Però sì, vabbè, la serie TV dicevamo, però anche sti cazzi e torniamo quindi al Dune di Villeneuve, su cui volevo dire una cosa, sempre tornando al discorso che facevamo prima, c'è una grossa differenza di approccio tra Lynch nell'84 e i film di Villeneuve, cioè sono proprio due pellicole con degli approcci completamente diversi. Un po' perché l'abbiamo detto, Lynch è specializzato nel parlare di spiritualità, esoterismo, i tripponi metafisici, eccetera, eccetera. Ma è proprio il fatto che Lynch nel suo film fa gli spiegoni didascalici, no? Proprio il classico spiegone. Infatti, ripeto, nell'Extended Edition i primi 10 minuti sono 10 minuti di spiegone, mentre invece Villeneuve, che si trova a lavorare in tempi più moderni, segue la regola del cinema show don't tell, quindi mostra invece di parlare, 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 no? E quindi, ad esempio, tutta la questione della jihad butleriana, che è una questione fondamentale nella lore di Dune, nel film di Villeneuve, proprio, non c'è una mazza, proprio. Quindi se tu non lo sai, non la cogli tutta quella profondità, che invece, ad esempio, nel film di Lynch c'è perché si prende i primi 10 minuti solo per farti un pippone metafisico, no? Però da questo punto di vista è anche il motivo per cui io, se parliamo di cinema, ritengo superiore ovviamente la versione di Villeneuve, perché è una versione anche più matura proprio dal punto di vista del medium cinematografico, che ormai negli anni in cui viviamo ha imparato a non fare gli spiegoni, ma a farti capire le cose e a raccontarle attraverso immagini, gesti, storie, e secondo me è molto interessante. Quel che mi fa impazzire, quel che mi fa davvero impazzire, è che David Lynch, come autore, per chi lo conosce anche al di fuori di Dune, non è autore che racconta. Cioè, Show Certo. Don't Tell è il dogma di Lynch. Se voi andate a vedervi, e qui siete malati, cioè qui siete veramente malati se lo fate, non fate, ma il film d'esordio di David Lynch, I Ah, Eraserhead, un film Eraserhead. in bianco e nero, cioè. Se lo fate, vi assumete le vostre responsabilità. Io mi dissocio. Io ve l'ho detto, Io perché non è un l'ho mai capolavoro, visto, ma conosco molte però mi persone. dissocio. Inizia con un Pesante. piano sequenza da 10 minuti in cui succedono cose stranissime.
di cui ho anche parlato nel mio saggio Pillola Rossa o Loggia Nera, quindi piuttosto leggetevi il saggio, poi andate, addentratevi se siete temerari, ma in cui non si dice una parola. La stessa sequenza, The Sleeper Must Awaken, piuttosto che non la visita del navigatore di terzo stadio, no? Sono sequenze in cui non si capisce e non ci si premura di spiegare. Io non mi capacito del perché. Lynch, ma qua secondo me c'è proprio il limite del fatto che lui non è autore di fantascienza, ma l'ha sempre detto, non so, non capisco e non cerco neanche di spiegare, perché poi quando le cose nascono male sembra di essere al lunedì dopo la domenica di campionato, perché si addentra in queste le cosiddette voci pensiero, ossia, per capirci, in stile cinema noir, abbiamo il flusso di coscienza, di sottofondo di tutti i personaggi. Ogni personaggio che fa qualcosa, siamo storditi da un fiume di parole che lo accompagnano, cosa vuol Sì, fare, cosa non vuol fare. si vede che Questo è non un è. elemento deleterio, Sì. inconcepibile, ma che non è linciano. Cioè, se andate a vedervi poi il grande Lynch, quindi Mulholland Drive, Strade Perdute, È chiaro. Inland Empire, Twin Peaks, dicono una parola ogni 10 minuti. Io non mi capacito di cosa sia successo. Cioè, di un... Ma, allora, Non è al film per lui, non David Lynch. è al film per Lynch, Esatto, ma David chiaramente. Lynch stesso lo dice, è una persona suprema anche come essere umano, oltre che come regista. Lui stesso dicendo: ma non è mio, non voglio più averne a che fare. L'extended cut gli fu chiesto da De Laurentiis di firmarla. Lui, che si era trovato così bene con De Laurentiis da dedicargli anche l'omaggio di cui prima, decide piuttosto di farla firmare a Judas Booth, utilizza uno pseudonimo. Judas Booth, che è un simpatico montaggio di Giuda Iscariota e John Wilkes Booth, l'assassino di Lincoln, per dire che assolutamente non portasse alcun rancore. Ha detto: siete dei traditori e degli assassini, andate per la vostra strada. Il punto è, Lynch, secondo me, io tendo a scusare l'uomo Lynch perché si è trovato nel contesto impossibile, nel No, ma contesto nessuno se impossibile, la. ha fatto un film che non funziona. Ma ok. Invece Villeneuve fa un film, passami la provocazione, molto più linciano del film di Lynch, nel senso che show not tell, mostra le cose, abbiamo i Mentat, abbiamo questi esseri umani che sostituiscono i computer. Lo dice? No, non lo dice mai. All'inizio, nella prima scena, quando l'araldo imperiale giunge sul pianeta Caladan, il duca chiede al suo mentat Tufirawat di calcolargli quanto è costato la spedizione imperiale. Questo lo calcola in 3 secondi. Lo spettatore medio può pensare che questo personaggio abbia dei superpoteri, che sia un veggente. Oh, la cosa viene lasciata lì. Volutamente, io questo lo dico per chi ha visto i film. Io vi consiglio veramente tanto di fare lo sforzo, anche se non siete dei lettori, andarvi a leggere il romanzo. Oltre al mio saggio, che ovviamente ho scritto io, ma andatevi a leggere il romanzo, perché il romanzo dà una versione aumentata di quel che avete visto al cinema. Cioè, è veramente. Molti adesso stanno chiedendo l'extended cut di Villeneuve, Magari. perché sono rimaste tagliate fuori delle scene. Io ne ho viste alcune, ma roba da spararsi, Come le hai eh. viste? Come le hai viste? Allora, io ho visto delle cose veramente su cose, Come hai dall'arresto di fatto? Tufirawat nel primo. Al fatto sempre nel primo di Gurney Halleck che suona il baliset, il suo strumento Hai musicale, dei l'intera contatti? sequenza del banchetto. Chi ha letto il romanzo sa di cosa parlo, chi ha visto i film, anche se li ha visti tutti, non lo sa, ma c'è un'intera sequenza di un banchetto in stile Trono di Spade in cui tutti nascondono qualcosa a qualcuno. Ha Chiaro. girato un sacco di roba. Più ci penso e più mi viene male, ma Ma ci sono per veramente tantissime scene tagliate. Dalla parte 2 mancano interi personaggi. Per chi è fan di Watchmen, l'interprete Tim Blake Nelson, l'interprete di Rorschach, Ah. è in un ruolo misterioso e l'intera sua parte è stata tagliata dal film. Cosa fa? Che ruolo fa? Non lo sa nessuno, non è stato ufficializzato. A me risulta e a tutti risulta che avesse dovuto interpretare il conte Asimir Eh Fenring, sì, il il marito. consulente dell'imperatore. Certo. Ci sono tante di quelle scene tagliate, ma c'è anche un personaggio che è stato tagliato dalla parte 2. Non so se si può dire o non si può dire. Vabbè, il nome è certo che si può dire. Tufirawat non compare più nella parte 2.
Lui le ha girate, ha detto di aver girato scene con Fei Drauta, con il barone Harkonnen, con Paul Atreides e con l'imperatore. Mancano quattro scene Questo è almeno. veramente un E peccato. di Extended Cut c'è un bel po'. Non entro nel capitolo Warner Bros. Extended Cut, eccetera, perché potrei avere reazioni molto forti. Ma il punto è. Volete la Extended Cut? Non chiedetela da Warner, non chiedetela a Villeneuve, perché Villeneuve è un puritano che ritiene che la versione cinematografica sia quella corretta. Però peccato. Leggetevi il libro è la Extended Cut. Il libro ha una visione e nasce proprio così, nasce come espansione tematica di quel che vedete sul grande schermo. Ci sono piccole battute, piccoli commenti. All'inizio di Dune parte 2, proprio, ma questo non è spoiler, non è nulla. Un personaggio dice a un altro: non attivare lo scudo, il tuo scudo personale, attirerai il verme. Boh. Se leggete il libro, dietro a quella battuta c'è un universo, c'è proprio tutta una contrapposizione culturale tra i Fremen e gli invasori, siano essi Harkonnen, Atreides, eccetera. Ci sono profezie, miti, temi. Sono le stesse cose, ma sono raccontate, proprio perché, come hai detto tu, Villeneuve utilizza il medium visivo e lo fa bene, perché non si può raccontare, fare tutte queste parole, mostra i concetti in maniera evidente. Il libro ci fa capire cosa sta dietro. Quindi film e libro in questo caso non sono uno l'adattamento dell'altro, uno, sono due opere complementari. Io penso che, infatti, mi è stato chiesto più volte: il saggio che hai fatto si riferisce a una cosa o si riferisce all'altra? Cioè, va bene il film o va bene il libro? Va bene quel che volete, ci mancherebbe, un saggio per gli appassionati e un saggio divulgativo, ma personalmente mi sento di consigliare uno e l'altro, perché film e libro si completano, quindi in qualche modo è un saggio su Dune che parla del film e parla del Ma libro. assolutamente, allora la cosa che hai detto è giustissima e sacrosanta. Ovviamente, se volete la vera versione estesa, vi leggete il libro e vi leggete anche I segreti di Dune di Paolo. Detto ciò, io dico nel mio piccolo, dico peccato che non vogliamo fare un Extended Edition perché appunto si torna sempre lì. Da fan del Signore degli Anelli, anche i film di Peter Jackson, se prendi la prima edizione, sono belli, perché sono belli, però sono molto più poveri, no? Poi prendi l'Extended Edition, 3 ore ogni film, 4 ore e mezza l'ultimo, e sono dei capolavori meravigliosi, eccetera, eccetera. E quindi Sì. è veramente un peccato che Villeneuve non abbia questa intenzione, o Warner Bros., insomma, che non abbiano questa intenzione di pubblicare dell'Extended Edition, ma anche perché sono sicuro, ma al 100%, che comunque avrebbero un grande successo, cioè i soldi li farebbero, su questo non c'è il minimo dubbio, perché la gente ha fame, cioè la gente piace Dune, questo franchise, la gente è veramente affamata di saperne di più, no? Di questi film. Peccato, boh, potevano farlo come l'ha fatto Peter Jackson. Alla fine Io continuo a augurarmelo, io cioè, alla continuo fine io dico a augurarmelo. solo questo, è un win-win, no? Nel senso, è una situazione in cui vince il pubblico che ha più contenuti, vince il regista che può vedere più scene del suo film realizzate e mostrate pubblicamente, vincono i produttori perché fatturano. Quindi è una cosa Certo. che converrebbe a tutti, boh. Ma Warner Bros. In queste cose ha dei limiti cognitivi non indifferenti. Maledetti, maledetti. Per cui io non ci spererei, perché ribadisco dove entra Warner Bros. C'è buon senso, però tutto sommato è qualcosa di interessante, obiettivamente molto interessante. Cercatevi anche le scene, trovate un sacco di scene. Ad esempio, sono presenti varie sequenze anche legate al personaggio di Jason Momoa, Duncan Idaho, durante la sua sia sul suo arrivo su Arrakis e il suo primo incontro con i Fremen. Manca tanto, manca tanto. Sì. Detto ciò, però, Villeneuve ha fatto un eccellente lavoro di montaggio. Io insisto, non si può fare tutto. Quello che lui ha portato in sala è, proprio per riprendere quello che dicevi tu prima del Dune di Lynch, questo invece ha una coerenza narrativa interna impressionante. Io consiglio, ho avuto la fortuna di farlo il 27, proprio il giorno dell'uscita. Vi consiglio, quando uscirà e sarà disponibile, di farlo. Fatevi la maratona parte 1, parte 2.
C'è una coerenza tematica Sì, confermo, impressionante, cioè veramente confermo. ci sono citazioni seminate dopo mezz'ora che vengono riprese a 4 ore e 30. Sì, no, è vero, è Quindi vero. manca, ma è un'opera che veramente sta in piedi da Ci sola in sono, maniera. c'è la primissima scena del primo film viene ripresa nel secondo film, che comunque è stato realizzato anni dopo, ragazzi. Cioè, e io questo lo dico anche perché in chat sto leggendo i commenti, tra parentesi, benvenuti ai nuovi, ragazzi, benvenuti su MMO.it. E devi sapere, Paolo, che la nostra community è stato generalmente apprezzato i due film di Villeneuve, però abbiamo anche delle persone più critiche che l'hanno trovato molto povero, diciamo troppo freddo, no? Troppo povero. E io capisco le critiche perché in generale Villeneuve tende ad avere una cinematografia abbastanza fredda, cioè è sempre stato, se guardate anche i precedenti Molto film di fredda. Villeneuve, anche Arrival, Sicario, Prisoner, sono ottimi film, secondo me bellissimi film, ma a livello proprio registico sono molto freddi. Sì. Con Dune si è già un po' più lasciato andare, per fortuna, perché Dune comunque deve essere un po' caldo, no? Cazzo. Però è rimasta un pizzico di questa freddezza. Però, ragazzi, non siate troppo severi. Io leggo anche i commenti di chi dice: no, per me non ci siamo, brutto, era meglio Lynch. Fidatevi che se comunque capite le cose su cui, diciamo, Villeneuve ha dovuto prendere dei compromessi, però all'interno di quel compromesso comunque ha fatto davvero un ottimo lavoro, ragazzi, cioè Ma contestualizziamo anche l'operazione di sì, Villeneuve, sono perché questo d'accordo. va un attimo capito, cioè ci sta, è legittimo, io capisco. Qua c'è gente, ma giusto, ma io sono il primo che vuole lo Jodorowsky's Dune, cioè la Certo. versione dura e pura, 14 integralista, la 14 ore. trasposizione d'assalto. 14 ore di film. 14 ore di... Ma no, ma non è al di là delle 14 ore, ma Certo. calda. Che ha sia il tema esoterico che il tema fantascientifico, ma è giusto, ma è giusto. Ma cioè, se non sogniamo almeno noi, però occorre anche fare i conti con la becera realtà della distribuzione e del contesto culturale. Ora, piaccia, Esatto, è vero. non piaccia, quello che volete. Dune viene concepito nel 19 per il 20, poi non esce nel 20 per via del Covid, esce nel 21. Ora siamo nel 24, ma andiamo un attimo al 19. Nel 19 siamo all'apice del Marvel Cinematic Universe. Non si può uscire in sala con un'opera che non dialoghi col Marvel Cinematic Universe. In senso affettuoso, polemico, dialettico, quello che cavolo volete, ma bisogna farci i conti. Dune nasce come un'operazione di reinvenzione del blockbuster con un linguaggio d'autore. Quindi certe concessioni da un lato al cinema commerciale, quindi ci sta chi mi dice è troppo commerciale, ok, ci sta, ma l'intento di Villeneuve non è quello di fare Jodorowsky's Dune, è quello di fare un'opera commerciale. Dall'altra parte c'è l'intento di fare un'opera che almeno nel tentativo, poi giudicate voi se ci è riuscito o no, ci sta benissimo chi mi dice di no, ma almeno capiamo di che cosa si tratta. Sì. Io Certo. sono per l'analisi, non per il giudizio. L'intento che cos'è? È quello di elevare il linguaggio, quindi fare un, passami l'espressione, un cinecomic d'autore, ok? Un'operazione che elevi gli standard del cinecomic sul linguaggio della saga, qua cioè, l'immagine che tu immagini è di Greg Fraser, no? Un genio della fotografia. Ditemi cosa volete, non mi attaccate a me alla fotografia, no? Che stiamo parlando di scene. È un'opera fredda, ma senz'altro è la cifra stilistica di Villeneuve. Possiamo anche dire che sia il suo tallone d'Achille. A me piace molto il fatto della cinematografia fredda, ma non entriamoci. Anche perché cosa piace a me non deve piacere a voi, non è, cioè, stiamo parlando di gusti, è legittimo. Però il punto è che l'opera ha l'ambizione di essere un compromesso, quindi c'è l'esigenza anche di avere dei tempi narrativi, dei tempi abbastanza lenti, ma che non possono essere più lenti di così. Quindi io il banchetto lo volevo e sono incazzato A chi lo nero da come è dici? stato dato, ma proprio a morte.
Però bisogna anche tener conto del fatto che viviamo in un contesto di cinema effervescente in cui 12 parole sono considerate già un dialogo lungo e una digressione narrativa pesante. E quindi Villeneuve deve fare i conti con la sua epoca, cioè ogni film va contestualizzato. Io quando prima vi dicevo Dune esce, Dune di Lynch esce all'indomani del ritorno dello Jedi, cazzo, cioè bisogna co collocarla nel suo momento storico. Il che posso dire per i detrattori di Villeneuve, i sostenitori di Lynch, può anche andare in una direzione, questa ve la passo volentieri. Il film di Lynch esce nel peggior momento possibile, cioè nell'84, dopo che è appena uscito Star Wars, con una versione, come diceva Lorenzo, che oltretutto banalizza un po' il concetto dell'eroe, che forse era l'unico punto dove potevano dirla loro, non poteva andare di peggio. Cioè è un film che uscisse oggi, probabilmente avrebbe molto più successo di quello che ha avuto allora. Sì. Villeneuve, per via di una serie di sfighe strane, perché il Covid non è definibile una benedizione, esce in un momento in cui c'è fame di cinema e il Marvel Cinematic Universe entra in crisi, mentre la DC è stata distrutta da quelli di cui sopra, sempre Warner, incredibile. Comunque sia, il punto è che c'entra la concomitanza fortunata, perché poi ci vuole anche questo, ci vuole lo zeitgeist, il momento ideale. Bravo. Dune intercetta lo spirito dei tempi, intercetta il momento. È un film degli anni 20, adesso l'azzardo perché siamo nel 2024, che ne so di cosa sono gli anni 20, però sicuramente intercetta quello che è successo, e il tuo paragone di prima è molto calzante, è successo all'inizio degli anni 0, degli anni 2000, con Il Signore degli Anelli, Infatti. che coglie un qualcosa che definisce la sua epoca, e magari, ribadisco, negli anni 80 sarebbe stata definita una porcata, quindi ogni epoca, questi sono dei distillati delle opere che segnano un punto culturale della loro epoca. Poi ribadisco, ci sta, non sto dicendo, me l'hanno attribuito più volte, se lo cercate in rete me lo trovate attribuito, ma io non l'ho mai detto che Dune di Villeneuve è un capolavoro, non è un capolavoro. È un'opera, mettiamola così, secondo me anche i detrattori questo me lo riconosco, è un'opera fortunata. Fortunata perché coglie il momento giusto. Secondo me dietro la fortuna c'è anche la cifra autoriale di qualcuno che non fa le cose a caso. E quindi a me ritengo che Villeneuve sia un bravo e grande autore. Ma lì poi tiratemi pure le angurie, tiratemi quello che volete. Però quello che secondo me possiamo convenire tutti è che coglie il momento giusto. No, ma sicuramente. Obiettivamente arriva in un vacuum cinematografico. Allora, quanta carne al fuoco, rispondo velocemente. Anzitutto, sono d'accordo. Allora, ragazzi, anche Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è pop. Sono film estremamente pop per quando sono usciti. Cazzo, ne parlavano tutti, me lo ricordo benissimo quando nel 2001 erano usciti i film del Signore degli Anelli. Erano la cosa più mainstream dell'universo, però il fatto che sia mainstream non vuol per forza dire che sia negativo. Dipende poi dalla qualità dell'opera in sé. Per il resto, il Dune di Villeneuve è un compromesso? Sì, certo che è un parziale compromesso, però è molto, molto meno un compromesso di quanto non lo sia il Dune di Lynch. Cioè, nel senso, è assurdo attaccare, criticare. Secondo me, è assurdo criticare il Dune di Villeneuve e difendere il Dune di Lynch nel momento in cui tra i due, cioè il Dune di Lynch è chiaramente, ma palesemente, quello meno fedele all'opera. Quel film è, cazzo, è tutto un compromesso, quel cazzo di film di Lynch. Porca miseria. Cioè, Poi poi. tutti sono compromessi, cioè stiamo fermi al concetto che l'idea pura dell'autore, ribadisco, è Jodorowsky's Dune che non si è fatto, ma tutti gli altri sono figli di incontri, di esigenze, cioè nel momento in cui un film deve uscire, la produzione di un film passa attraverso il compromesso, punto. Tutti. Anche i tre film di Peter Jackson, bellissimi, del Signore degli Anelli, ma comunque sono un compromesso, raga, perché se voi prendete il libro di Tolkien, è un libro spesso così, cioè è ovvio che anche i film del Signore degli Anelli sono un compromesso, però si tratta di, cioè poi se uno vuole trovare il pelo nell'uovo, ma a sto punto ti leggi l'opera originale, no? Tolkien in un caso, Herbert nell'altro. È ovvio che poi il cinema è anche un medium diverso, bisogna capire, ragazzi, che i film non possono essere trasposizioni uno a uno dell'opera originale, anche perché ci sono delle cose che
diciamola tutta, sarebbero venute molte male, molto male. Adesso non lo dico per non fare spoiler, ma soprattutto verso la fine di questo film, no? Di Dune parte 2, quindi verso la fine del romanzo, ok? Ci sono delle cose che se fossero state trasposte uno a uno sarebbero venute molte male, con un medium cinematografico che è un medium visivo. Poi non sono film perfetti, attenzione, io questo sono assolutamente d'accordo, non li definisco dei capolavori, però sono, per me sono due film bellissimi, sono comunque due filmoni veramente di alta qualità e poi dico ancora questo, come giustamente hai detto tu, le opere vanno contestualizzate nello zeitgeist odierno, cioè lo zeitgeist è lo spirito del tempo, ok? Noi viviamo purtroppo in una fase in cui sembra che la vena artistica creativa si sia sopita molto negli ultimi anni, ma perché ormai viviamo nella generazione di TikTok, di Instagram, in cui è tutto velocizzato, dove tutto succede in 15 secondi. Allora, nell'era di TikTok, il fatto che siano usciti due film di quasi 3 ore ognuno come Dune di Villeneuve, secondo me è già un miracolo. È già un miracolo. Poi certo che se fosse stato per me, sarebbe dovuto durare un quarto d'ora in più. Io lo dico, Dune parte 2, per me dura troppo poco, soprattutto verso la fine, la seconda parte del film corre come corrono come matti, no? Gli eventi. Se fosse durato 3 ore precise invece di 2 ore e 40, secondo me sarebbe stato perfetto, perché verso la fine è proprio un po' compresso. Però, comunque è un risultato a cui si arriva tramite il lavoro e la fatica, e comunque anche il libro è compresso, è la seconda parte, minchia, succedono 3500 cose, quindi anche il libro verso la fine è bello denso. Sono cose che succedono, ragazzi. Per il resto, noi dobbiamo capire che oggigiorno l'industria del cinema è in crisi nera, perché parliamoci chiaro, i blockbuster oggigiorno non tirano più come un tempo. Guardate Disney che si trova in crisi nera, il Marvel Cinematic Universe che sta floppando in maniera clamorosa. È incredibile pensare. Cioè, da questo punto di vista, i due Dune di Villeneuve, che poi diventeranno tre, perché ricordiamo che sarà una trilogia, quindi noi comunque stiamo parlando senza aver visto il progetto completo. Quindi stiamo parlando comunque, è come se noi avessimo visto fino alle due torri, ok? Ok, però ci manca il terzo, e di quello ne potremo parlare tra 3 anni, 2 anni, quando uscirà. Speriamo che non rimandino pure quello. Però, quello che bisogna capire, secondo me, è il fatto che Villeneuve si è approcciato a questa opera con un budget di circa 190 milioni di dollari, che è un budget importante, ok? Dune parte 2 ha avuto un budget di circa 190 milioni di dollari, quindi comunque è un budget importante, ma lo sapete che è un budget molto molto inferiore a quello dei classici film di supereroi della Marvel. Cioè, se voi prendete un qualsiasi film della Marvel, tipo Flash, tutti quei film de merda, e io lo dico, sono tutti film che hanno 300-400 milioni di dollari di budget ognuno. Allora, è allucinante vedere che fanno delle porcherie per 300-400 milioni di dollari e poi invece esce questo film che se uno li guarda, se uno li confronta, i film della Marvel sembrano i film low budget con gli effetti speciali fatti de merda. Invece questo c'ha veramente degli effetti de Cristo, come dicono a Roma, un montaggio pazzesco, colonna sonora di Hans Zimmer, cioè comunque un'opera con un'anima, con un cuore. Poi può piacere o non piacere, però è un'opera che ha un'anima ed è pazzesco pensare che è stato realizzato con tipo la metà del budget con cui hanno realizzato un film Marvel tipo Flash o quegli altri che non voglio neanche citare, ecco. Io la Di vedo sì, così. di sì, di sì. Flash è di sì, Bravo, però ecco. Mi sempre nello stesso caso, però fanno schifo discorso comunque, mi fanno di schifo cattiva. uguale. Va bene, quindi Marvel, DC, eccetera. Mi sono lasciato prendere dal discorso, No, comunque. no, 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 il concetto è ineccepibile, ineccepibile. Cioè, ma è quello il discorso di fondo, cioè Fan cagare Dune, tutti. ma poi ci sta perché purtroppo, per fortuna, io dico per fortuna, quando si fa un'opera autoriale, tutto sommato si entra anche nella sfera del gusto soggettivo, cioè non è un film pensato per piacere, è un film pensato come manifestazione dell'idea di Villeneuve. Io conosco gente che, anche giornalisti seri, autorevoli, che non sono stati per nulla convinti, quindi ci sta, ma perché è un'opera soggettiva, in cui la componente soggettiva è molto forte.
e passatemi la referenza Boris, ma non c'è l'algoritmo e i tre sceneggiatori che cercano di correre dietro a voi, quindi... Ma sì, è letteralmente Boris, ragazzi. Il cinema di oggi è letteralmente Boris, con le faccette e tutta quella roba lì. Abbiamo perso Paolo. Ci senti? Se è crashato. Adesso tornerà, ragazzi, non vi preoccupate. Poi lo lasciamo anche andare perché, poverino, è quasi mezzanotte, 2 ore e mezza che lo stiamo tenendo qui. Vediamo se torna. Eccolo, eccoti, ti vediamo, pronto. No, aspetta, non ti sentiamo più, Paolo. Allarme. Devi reimpostare il microfono, mi sa. No, non ti sentiamo. È il verme di Dune che ha preso possesso del computer di Paolo. Vabbè, nel frattempo io cosa volevo dire? Siamo in chiusura, ragazzi, quindi ultime cose, anche perché l'ho tenuto fin troppo. Alla peggio, poi se... Io Paolo, questo te lo dico mentre risolvi i problemi, fai con calma. Sappi che se volessi tornare sei sempre il benvenuto. Facciamo un'altra live per parlare di videogiochi, di musica e tutte quelle cose che abbiamo lasciato fuori. Detto ciò, purtroppo qui ancora non ti sentiamo, quindi... Ok, momento di imbarazzo, adesso risolverà, ragazzi. Ecco, bravi, bravo Redaction, Capitan Marvel, Thor, Love and Thunder. Mamma mia, che monnezza, cioè quello intendo. Sono film che sono costati 300 milioni di dollari. Lo capite che in confronto Villeneuve ha fatto un miracolo con quello che poteva fare. Poi sicuramente ci sono dei problemi. Forse Sì, mi sia perfetto. grande. Ce l'ho fatta, scusate. Comunque, assolutamente sì. No, Vai. no, guarda, ti ringrazio dell'invito. Sarebbe bellissimo proseguire perché qua di Dune veramente la Sì, ma stratificazione è perché vastissima. c'è troppa carne al fuoco per una sola live. Non abbiamo toccato solo metà degli argomenti. Comunque, vabbè, stavi dicendo sul cinema. Sì, sicuramente c'è una dimensione soggettiva fortissima. Ecco, mi sembra di essermi piantato, ma poi gesticolavo rabbiosamente e ho strappato la webcam mentre No. che ero preso dall'euforia. Però il punto è, la visione di un autore è fortemente soggettiva. Quindi, per forza, non nasce per piacere al pubblico, ma nasce per rappresentare quella che è un'opera d'arte. E quindi tutto sommato il non tararsi sulle aspettative del pubblico fa sì che fisiologicamente non piaccia, ma è giusto che non piaccia, io sono d'accordo, Dune non deve piacere a tutti, perché nel momento in cui piace a tutti c'è qualcosa che non va, è legittimo e non sto neanche dicendo che io e Lorenzo siamo illuminati e chi non è, non... cioè ci sta, è legittimo, io stesso non capisco alcune opere d'arte geniali contemporanee, non lo dico perché poi mi tirate qualcosa, ma ci sono dei film che sono obiettivamente dei cult che io non capisco, ma secondo me ci sta, è benissimo che Dune non sia nelle corde di tutti. Però vi dico, fate così, date ancora una seconda chance e leggetevi il romanzo. Alla luce del romanzo capite, ed è legittimo, se Dune non sta proprio nelle vostre corde come opera, perché è un'opera spinosa, è un'opera problematica, è un'opera che non nasce per piacere a tutti, manco quella. O se magari non vi è piaciuto l'adattamento di Villeneuve, sono due problemi diversi, quindi questo senz'altro. E Poi niente, e quindi certo che... questo ci porta veramente a tanti spunti. Scusa, ti sto No, rubando, vai, figurati, vai. figurati. Certo che se chiedete a me, ragazzi, la cosa che dispiace un po' di più, e di questo ne avevo parlato anche con Paolo, dei film di Villeneuve, è che se vogliamo la parte spirituale, metafisica, esoterica sia un po' persa nei film di Villeneuve, perché anche lì viviamo in una società, cioè di questa è una riflessione, adesso faccio una roba veloce, non voglio dilungarmi, però è una riflessione molto interessante di cui parlavo con Paolo Naldi, non so se lo conosci. Paolo Naldi è uno dei principali divulgatori di Tolkien in Italia, anche lì, grande tolkieniano, e abbiamo invitato anche lui, no, qui su mmo.it. Così come tu parli di Dune, lui ci ha parlato del Signore degli Anelli, e facciamo molte riflessioni legate poi al fatto che, purtroppo, per fortuna, lì dipende dai punti di vista, viviamo in una società in cui non viene più visto bene l'idea di parlare di cose spirituali. Il pubblico non apprezza, appunto, perché viviamo cioè, è una cosa materialista, no? Cioè, nel senso, viviamo in una società
ipermaterialista, lo Zeitgeist, lo spirito dei tempi di cui parlavamo prima, e quindi è molto dura cercare di portare certi temi, perché subito il pubblico ti guarda male, come dire, ah, ecco, mi fa il mattone sulla religione, e queste cose in generale vengono accolte male, purtroppo. Perché c'è una banalizzazione di questi temi, no? E quindi Villeneuve si è un po' adattato ai tempi che corrono e si è un po' impoverita questa parte metafisica spirituale, però comunque devo dire che io nel secondo film ho visto un approfondimento che non mi aspettavo di vedere su tutta la questione profetica, messianica, le reverende madri, quella che beve l'acqua, insomma, c'è un approfondimento comunque, ragazzi. Grazie, non è una roba banale buttata lì tanto per, anche se sicuramente non è il Dune di Lynch che parte per la tangente con gli allucinogeni, insomma, quella è Però un'altra metti epoca. conto, e così mettiamo d'accordo i detrattori di Lynch e i detrattori di Villeneuve. Questo discorso che stai facendo tu è di strettissima attualità, cioè lo stesso Lynch è anni che sta cercando, l'abbiamo scoperto ieri, andatevelo a cercare, anche se è fermo da quasi una decina d'anni Lynch, dopo Twin Peaks 3, di produrre un film, un'opera, non ho capito se film o serie, mi pare di aver capito film animato. Geniale, stiamo parlando di Lynch, di un mostro sacro, che gli è stato rifiutato, è uscita fuori ieri la notizia, da Netflix, perché Beh, troppo strano, troppo spirituale, troppo esoterico. è Quindi quello che stai così. dicendo tu non è un discorso su Villeneuve, vale proprio sullo Zeitgeist, sul mood del tempo. Quindi tutto sommato, capite, non è un discorso legato a Villeneuve, può anche non piacervi Villeneuve, ma il filo conduttore resta in piedi, cioè c'è un discorso di far dialogare le opere con l'ambiente culturale in cui si inseriscono, Sì, poco da le fare. major oggigiorno non vogliono prodotti che parlano di cose spirituali, di cose metafisiche, di cose che vanno al di là dell'esperienza a cui siamo abituati tutti i giorni, no? E qui si innesta anche tutto il discorso sul politically correct, che però adesso lasciamo perdere perché sarebbe infinito. Quello che dici comunque è Sicuramente molto vero. una cosa geniale che ritengo molto interessante è come l'elemento spirituale a cui dedico un sacco di pagine nel saggio venga espulso dalla porta, ma recuperato dalla finestra tramite la colonna sonora di Hans Zimmer. Certo, la La musica. colonna sonora di Hans Zimmer, voi mi dite, ma cosa c'entra il sonoro? No. Attraverso le sottolineature della colonna sonora, alcuni momenti che dovevano comportare un viaggione esoterico, qualche cosa, Metafisico. viene comunque recuperato nella dimensione sonora. Viene evocato, no? Viene evocato. C'è proprio un discorso di evocazione uditiva di certe tematiche. Quindi è una colonna sonora che io provocatoriamente dico sempre, visto che questo concorrerà per l'Oscar 2024. Potrebbe essere in lizza per il miglior attore protagonista, perché veramente il vero attore protagonista di Dune parte 2 è la colonna sonora di Tim. Ah sì, Hans Zimmer ha È fatto un lavoro pazzesco, ragazzi. Fateci un caso a questa personaggio. cosa. La colonna sonora in entrambi i film sottolinea proprio dei momenti della storia, dandogli un significato in più, cioè una sfumatura in più che senza musica non avrebbe. Questo è molto vero. Vabbè, d'altronde grande artista, Hans Zimmer, non è che lo conosciamo adesso, un genio totale. E detto ciò, non è un caso che lo stesso Villeneuve ha detto che trasporrà al massimo fino a Messia di Dune, il secondo libro, perché poi dopo diventa troppo metafisico, troppo stravagante, non si capisce più, insomma, assurdo, no? E questo è un motivo. Però, comunque, fino a Messia di Dune ci deve arrivare, quindi lo aspettiamo, questo Messiah. Quando uscirà? 2027, Paolo? Io ho l'impressione che esatto, che dovranno passare 3 anni. Io ho l'impressione che dovranno passare 3 anni perché Vabbè. insieme all'annuncio di Messia di Dune si è anche detto che Villeneuve produrrà questo altro film legato all'America nucleare, eccetera, eccetera. Interessante. Villeneuve in cantiere ha tante cose, ne ha proprio tante, perché in mano ha questa novità dell'altro giorno sull'America post-nucleare. Non lo sapevo. All'adattamento a una versione cinematografica di Cleopatra e all'adattamento di Rendezvous with Rama, Ah, l'incontro con Rama aspetta, di no. Clark. Di Cleofanfi su Alla Cleopatra? pietra. Eh Interessante, sì. figo.
Cleopatra, di cui si vocifera da un bel po', non apriremo quel capitolo, mi rifiuto, il nome di Zendaya, quindi adesso è politicamente corretto, era nera, era beige, era bianca, era verde, non lo so, però lo so perché sono appassionato di storia antica, ma il punto è che probabilmente dovrebbe essere coinvolta Zendaya, dovrebbe essere un adattamento, un racconto, una reinvenzione di Cleopatra. Ho capito. Il suo piano, da cosa ho letto e sentito, è quello di produrre un film esterno al cosiddetto D'universo, quindi qualche cosa probabilmente sarà questo sull'America nucleare, e poi tornare con Dune Vabbè, Messiah. ci sta, magari fa questo film nel 2025-2026 e poi 2027 Messiah. Io non lo vedo male, mi fa sempre paura la pianificazione a lungo termine accostata ai Signori delle Tenebre di Warner, però bisogna dire che il romanzo, e questo è importante, il romanzo di un Messiah è ambientato oltre 10 anni, 10-15 anni dopo da Dune, Ci sta. quindi è opportuno, adesso sto poi facendo una considerazione banale, ma che Timothée Chalamet e Zendaya Invecchino. invecchino, Ci sta, è sì. Ci opportuno. sta, fa passare un Per po' di chi tempo, è ha giusto. visto il film, e qua veramente non voglio addentrarmi negli spoiler, ma si è già intravisto un personaggio futuro? Ma guarda, secondo me in realtà si può anche dire, vabbè, poi se non volete non lo diciamo, però è soltanto No, non so. l'attrice, ma è soltanto l'attrice, Esatto, vabbè, comunque, esatto. È sappiamo stata già. Io introdotta un'attrice. Ora, l'avevi detto, però, se tu per chi lo non vuoi. sa, lo sa, per chi non lo sa, non lo sa. Il punto è, c'è un salto temporale corrispondente all'età di quell'attrice, Certo, da 0 a X. Quindi vent'anni. io 3 anni non li vedo affatto male. Anzi, io passerei questi 3 anni a chiedermi come invecchiare, perché ovviamente manterrei inalterati gli attori, sarebbe Vabbè, un ma lo fa. assassinio. Vabbè, Ma un come po' di trucco. invecchiare gli attori? Ma Perché sì, non ma è un po' di indifferente. trucco. Un po' di trucco e parrucco, dai, non è un problema. Trucco e Non è parrucco un che ci vuole problema. anche un po' di recitazione. Cioè, Ma allora, sì. Paul Atreides in Dune Messiah, facciamo lo spoiler che non è lo spoiler, ormai l'avete capito che non voglio andare sui spoiler, ma è invecchiato ed è invecchiato male. Ok? Stiamo generici. È la figura di una persona che ne ha viste d'ogni colore, quindi non è solo che sono passati X anni, è proprio successa della Ma roba. diciamo che Ok? è un personaggio che si porta sulle spalle una pressione che ammazzerebbe chiunque. Cioè, c'hai tutta Esatto, la esatto. c'hai tutto l'universo sull'Imperium sulle spalle. Porca miseria. Avete presente i meme dei presidenti americani, no? Obama al primo anno del mandato e alla fine del secondo, che prima aveva i capelli neri, poi era bianco, secco. Ok, deve esserci un discorso di quel tipo lì, cioè non solo cronologico, anche fisiologico. Quindi io Sì. non li vedo male questi 3 anni, anzi, forse per me ne vedrei anche bene cinque. Dai, Non non troppi, troppo. perché ribadisco, una pianificazione a 5 anni per Warner Bros. È qualcosa No, che è non. come per me pensare di viaggiare nello No, spazio. Perché infatti, Warner Bros. infatti. Non decidono oggi per domani, però tutto sommato è un elemento essenziale perché c'è un salto temporale che deve essere gestito, ovviamente non con un recast. Questo, se Ma qualcuno no, sta ma non pensando a un credo. recast. Ma conoscendo Villeneuve non credo, finora ha lavorato bene. Guarda, sono molto curioso, non vedo l'ora che esca, anche perché sarà il film più cupo di tutti, della trilogia Messia di Dune. Sarà molto interessante anche tutta la riflessione che fa. E poi un'ultima cosa, per forza di cose, nel terzo film ci dovranno essere i navigatori della Gilda Spaziale, che finora sono appena intravisti. In una scena del primo si vede di sfuggita un navigatore nascosto, tipo che fa capolino così, no? Ecco, nel terzo film ci saranno per forza. Ecco, anche lì, per tornare al discorso di prima, è uno di quegli aspetti più stravaganti e più strani, esoterici di Dune che finora Villeneuve ha tenuto un po'. Non dico nascosti, però ha tenuto un po' dietro le quinte, ecco, che è affascinante l'idea di questi che manovrano i fili dietro le quinte, però effettivamente se uno non conosce già il romanzo, l'opera originale, manco se ne accorge che c'è questa Gilda Spaziale dietro, no? Perché non te lo Sì. E dice. non solo la Gilda, cioè Certo. un'altra fazione molto interessante che è responsabile, di cui Villeneuve ha messo sottilmente alcune tracce.
Nel primo Dune compare questa creatura dai tratti di ragno alla corte del barone, questo ragno che si insinua e poi viene comandato con la voce dalla reverenda madre e viene Bene, cacciato Jesse, via. Quella sì. figura lì, di nuovo stiamo generici, non amo gli spoiler, non mi piace rovinarli per nessuno. Anche perché io non lo so, quindi. Apre una porta su una nuova fazione, Ah, ma una ok. nuova fazione che ha implicazioni colossali, una fazione importantissima, decisiva. E di nuovo Villeneuve ci ha messo già degli indizi, ci ha messo. Allora, siamo molto espliciti, nella saga di Dune non ci sono gli alieni, non è una saga con elementi extraumani, quella roba lì è un umano, ok? Ok, interessante Quindi, questa cosa. quello è un essere umano che è stato mutato in maniera orribile da qualcuno che a quanto pare sa usare bene la genetica. Ok? Quindi ci sono delle implicazioni veramente pesanti in arrivo, cioè di fazioni ce ne sono e di un messiah dovrà farci i conti. Quindi su questo film ho enormi aspettative, immense. Ne anticipo, ecco, ve lo dico nel corso del saggio, troverete qualche cosa di messiah. Quindi non ci sono spoiler troppo, No, è un no. saggio, per cui non fatevi problemi. Però se siete veramente completisti o malati dello spoiler, leggetevi anche Messiah e poi leggetevi il saggio. Cioè, per carità, Guarda. non vi spoilerò come finisce Messiah, però. Assolutamente. Guarda, Merv, i mentat ci sono nei film di Villeneuve, soprattutto nel primo. La questione dei navigatori spaziali, per rispondere a Max, la dovranno mettere per forza nel terzo film. Già nel secondo film, per non metterla, Villeneuve ha fatto i salti mortali con la storia. Infatti, se dovessi muovere una critica, cioè proprio pur di non mettere sta Space Guild, ha fatto così e così con la storia. Però, vabbè, diciamo che ancora. Comunque dovranno sicuro. Diciamo che c'è una bella gatta da Però pelare, Villeneuve, con Messiah. senza dubbio, cioè senza fare spoiler, uno dei personaggi principali della trama di Dune Messiah è un Ma navigatore, sì, ma non ci si può sarà, raga. mettere. Secondo me non li hanno ancora messi perché non erano così sicuri di voler introdurre dei personaggi così stravaganti nei primi film. Però ora che sanno che Dune piace, che è un enorme successo commerciale, eccetera, eccetera, secondo me saranno anche più tranquilli con l'inserire personaggi un po' così Anche parte particolari. della poetica, se vogliamo chiamarla così, di Villeneuve, cioè nel romanzo, nella prima scena in cui vediamo il barone Harkonnen, al cospetto del barone doveva anche esserci Feyd-Rauta. Feyd-Rauta è stato tagliato per inserirlo nella seconda parte, cioè Villeneuve ha palesemente fatto capire che non ama le anticipazioni, l'idea di buttare un personaggio, l'imperatore stesso. Non compare, ma nel film di Lynch compare all'inizio, poteva comparire. Villeneuve ama affrontare le cose in maniera tematica. Se concepiamo la sua ideale trilogia, per chi conosce il libro lo sa, i navigatori stanno nella parte 3. Allora era senz'altro opportuno introdurre, accennare qualcosa, ma per capirci, se uno legge i primi due romanzi, il primo romanzo, le prime due parti, e gli chiedo, dimmi il nome di un navigatore, il nome. Proprio il nome di battesimo, un personaggio navigatore, non ci sono. Allora, l'idea di introdurre navigatore X che fa cosa random, ci sono autori che vivono di easter egg, di comparse, di temi. Villeneuve non ama questa cosa, ma state tranquilli, è impossibile nel 3 eludere questi temi. Sì, è Cioè, chiaro. letteralmente. Questi sono quelli che si vedono per per 2 secondi nel primo film. Questi sono i navigatori. Devo dire, l'estetica mi Aspetta, piace. aspetta, aspetta, perché io ho delle perplessità, no, non ti vedo. Mi stai parlando di quei bipedi con la boccia sulla testa, Sì, arancio? con la boccia rosa in testa. Ok, allora mi passi il nerdismo estremo. Quelli sono delegati della Gilda Ok, Spaziale. delegati, va Quindi bene. sono membri della Gilda Spaziale che quella boccia hanno un sacco di spezia perché non sanno vivere senza spezia, ma non Certo, sono ancora navigatori. Il certo. navigatore, per essere un navigatore, vive dentro un'intera vasca di Sì, spezia, questo qua. cioè quello che hai in testa, quello lì, tu fallo su scala Sì, 1 a 1 e ti certo. sguazza È quello che dentro. si vede nella prima scena del film di Lynch, ragazzi, Esatto, per non fare esatto, troppo i esatto. nerd. Non Comunque. spoiler, ma ve lo beccate lì, cioè cercatevi Dune di Lynch, vi vedete i primi 3 minuti, vi siete capiti la cosa. Many machines Questo serve on anche a X. spiegare perché alcuni mi hanno detto, cioè ho già letto la critica, Villeneuve ha umanizzato il navigatore della Gilda, l'ha fatto un bipede con la boccia sulla Non si è testa in più. ancora No. visto.
Non è così, quello è un delegato. L'ha proprio chiarito Villeneuve, perché ha detto Vabbè, vabbè. quello io volevo rendere un personaggio umano per farvi capire cosa verrà, ma non farvelo vedere bene. Quindi oltretutto è proprio palese. Scusate. Ti ringrazio per il chiarimento, Paolo, e così non diamo informazioni sbagliate. Vabbè, senti, in chiusura, torniamo al tuo libro, perché poi tutto nasce di base dal tuo libro, e se vuoi dire qualcosa, allora, se vuoi presentarlo per chi si fosse connesso adesso, se vuoi raccontare un ultimo aneddoto, poi io ovviamente ti lascio andare, anzi ti chiedo scusa se ti ho Ma figurati, un piacere. trattenuto fino a mezzanotte, però... Allora, racconto una cosa e ci aggiungo un aneddoto. Vai. Allora, presento proprio Basic, è un libro scritto a quattro mani in cui io appunto sono uno storico delle religioni, quindi contestualizzo le prime due parole che magari non si vedono nel sottotitolo, ma storia e mistica di Dune. E quindi mi concentro sui temi spirituali, esoterici, sull'idea, su questi concetti che abbiamo toccato tutta questa sera, dal viaggio dell'eroe al messia, alla simbologia, ai riferimenti storici, mitologici della saga di Dune, collettivamente inteso. Quindi anche se odiate, amate Herbert no, odiate perché vergognatevi, No. ma Villeneuve, Jodorowsky, Lynch, qui si considera Dune come unicum. Affronto i temi appunto sia un po' più storici sia un po' più mistico-religiosi. Nella seconda parte il professor Giancarlo Genta, che è un docente del Politecnico di Torino, si occupa invece della parte tecnologica. Quindi tutte le stramberie che vedete, no? Dai dispositivi di levitazione alle astronavi, al viaggio interstellare e anche al fatto di dove sta Dune, perché Dune esiste sulla carta geografica celeste. Quindi come faccio a vedere Dune nel cielo e tante altre chicche da nerd fuori di testa, lo trovate anche. Quindi è un libro che ha un po' l'ambizione di essere polivalente, quindi di parlare più linguaggi. Vorrei tranquillizzarvi, non è un pippone nato per complicarvi la vita. Abbiamo cercato di essere molto divulgativi, cioè l'idea è quella di capire qualcosa in più. Quindi non è un libro che presuppone che conosciate il sufismo medievale o le teorie della levitazione, perché cioè, è un libro che si rivolge a chiunque ami Dune e vuole saperne di più. Ecco, questa è l'idea. Icca, visto che mi hai chiesto l'aneddoto, ti lancio un aneddoto. Io e Giancarlo stiamo lavorando anche noi a un sequel che non c'entra niente con Messia di Dune, anzi che non c'entra niente con Dune. Sempre con Mimesis, sempre I segreti di approfondiremo un altro classico della fantascienza. Quindi, anzi, te la butto lì, uscirà già quest'anno. Se tra quest'estate e quest'autunno avessi mai voglia di ospitarmi di nuovo, avrei qualche altro segreti di da raccontare. Certo, volentieri. Io adesso non so quale sia questo franchise, non so se sono altrettanto competente, ecco, perché su Dune mi sono letto un botto di roba, perché mi sono poi appassionato di questo franchise misterioso, non lo so, vedremo. Quello che posso dire è che rinnovo il fatto che sei sempre benvenuto, hai sempre una porta aperta qui su mmo.it, anche perché abbiamo lasciato un sacco di argomenti fuori, perché sennò questa live durava 5 ore. Volevamo parlare anche di videogiochi, videogiochi legati a Dune, la musica, tutto il discorso della musica metal, gli Iron Maiden, i Blind Guardian che hanno scritto canzoni dedicate a Dune, però ci torneremo, ragazzi. Se avrai piacere di tornare, Paolo, caro Paolo, lo sappi che hai la porta aperta per continuare il discorso. Ma con piacere, perché secondo me questa sera abbiamo rotto il ghiaccio sul fronte letterario e Certo. cinematografico, ma siamo su mmo.it, secondo me è giusto che facciamo pure, se ti va, se sei dell'idea, fare un approfondimento anche sul mondo videoludico, Facciamo assolutamente. parte 2, lo facciamo anche noi. Anche Facciamo due, perché no? Dune con Paolo Riberi, parte 2, benissimo. Tra l'altro, ragazzi, permettetemi un flexino. No, vabbè, scherzi a parte, c'ho la dedica nel mio libro. Adesso non si vede che c'è il riflesso maledetto. Eccolo, nel mio No, libro, nella mia copia del libro I segreti di Dune, c'è la dedica di Paolo e Giancarlo. Quindi, che ci siamo incontrati al MUFANT, il Museo della Fantascienza di Torino. Quindi,
quindi niente, ragazzi, mezzanotte in punto in questo momento. Io ti chiedo scusa se ti ho fatto fare le ore piccole, Ma caro ci Paolo, mancherebbe, per ma parlare di Dune non c'è è problema. stato un grande Grazie di cuore, è piacere. stato spettacolare sia a te ma anche a tutti voi e a tutti quelli che hanno seguito. Davvero grazie. Grazie ragazzi a tutti coloro che hanno partecipato. Ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch, di abbonarvi per supportare tutti i contenuti che stiamo portando. E ovviamente ricordo ancora una volta che trovate i segreti di Dune su Amazon e su tutte le principali librerie online, in formato sia fisico che digitale. Vi lascio il link. E niente, ci vediamo domani sera, sempre qui su mmo.it col buon Askez, con uno streaming misterioso dei suoi. Lui, il buon Askez, è un po' tipo un navigatore della Gilda Spaziale, caro Paolo. Agisce in vie misteriose. We see many things, plans within plans, insomma, misterioso. Adoro, Grandi ragazzi, adoro. questo è tutto, per stasera è davvero tutto, vi saluto, un saluto al buon Paolo, grazie ancora per essere stato con noi stasera e buonanotte ragazzi, ci vediamo già domani, sempre qui su mmo.it. E mi raccomando, dato che abbiamo raccontato tutta questa storia dedicata al postumanesimo che si collega a Dune, restate sempre connessi, aggiornati, massivi. Bella ragazzi, buonanotte e buonanotte Paolo. Buonanotte, grazie. Ciao, ciao, Grazie, ciao. ciao a tutti, buonanotte.